E buonasera, mi vedete, ci, ci vedete, ci sentite? Luca è un pochino tagliato, ma... <ride> no, eh, lo so che stai facendo apposta, Umberto. <ride> che cosa sta succedendo qui? <ride> è laggato lui, proprio come persona. <ride> buonasera GX6655, che scrivi per la prima volta, è uno dei tuoi, Umberto? Sì. Buonasera, sì. buonasera, purtroppo sì. Ciao GX6655, benvenuto anche qui, evviva! <ride> L'entusiasmo che sprizza da tutti i pori. Grazie per chi mi sta seguendo. Juan1974, grazie. Buonasera Carlutor, Juan, buonasera a tutti. Ma no, scherzo GX, ti voglio un sacco bene, a parte quando mi chiedi i fumetti mentre sto staccando. <ride> Questa sera daremo grande prova della nostra memoria. Io sono il più grande conoscitore italiano di Dylan Dog, eh, ma proprio per questo in questa live non dirò niente per non mettervi in imbarazzo no, perché infatti, seguite Bonelli molto più di me, in teoria. <ride> L'ultimo che mi ha messo in imbarazzo. Cos'è? Che c'è? Ho fatto una brutta di dirlo? Eh no, sì, di solito no. <ride> no, no finisce questo. così: finisce così sì. Eh, stasera dovrebbe esserci anche Kuro del canale di Curo Ma... che attendiamo, arriverà tra qualche minuto. Ma lui e lui è come le star, arriva più tardi. Esatto, sì, sì, anche perché Kuro dovrebbe essere il Pensavo come le star si droga. <ride> non ha trovato la sua Red Bull quotidiana. <ride> forse è quello, eh, forse è quello. Buonasera Scar. Escaran. Mm, la la stagione in realtà è, in mezzo, è tipo in mezzo alla strada che cerca un 24 ore ancora aperto. <ride> <ride> sì. Può essere, può essere che il ritardo sia dovuto a questo. <ride> Tra l'altro, dalla chat, quanto, quanto sapete, quanto volete sapere di Dylan Dog? Perché insomma, parliamo di 400 numeri, quindi stasera non so se faremo la classifica di tutti e 400, mi ammazzano. Come? Solo 400 numeri? Perché gli Old boy, i Maxi. <ride> i color fest, quelli non ci rimettiamo. Stasera no, no stasera no, ho fatto un perché devi capire che queste tier list non si trovano in giro, o almeno sul sito dove sono andato io non c'era la tier list di Dylan Dog, ma l'ho do dovute fare io. E prima avevo Mi fatto ma pensavo peggio, devo dire, però perché il sito Bonelli ha aiutato, nel senso che tutte le copertine? Sì, alla fine nella tier list non ne serve una grande risoluzione, quindi ho proprio scaricato l'anteprima. La miniatura e quindi però insomma, farlo anche sugli Old Boy, sui Color Fest, magari più avanti. Anche se sì, sono meno più che altro sono i Maxi di Landog, Beh, gli sì. albi giganti. Quelli non, non avrei proprio io la idea. Io ti, ti voglio sulla tier list di tex. Se <ride> voglio, posso farla. Non sapendo né leggere né scrivere, posso farla aiutandomi col sito Bonelli. <ride> La Jim Carry Voice, è vero, okay. su devo... volete vengo anche a catalogare i migliori albi di Tex, il mio personaggio preferito da sempre che conosco benissimo: dato il mio enorme vita. amore per il western più di è Dylan di... Dog. Ma assolutamente. Anzi, aspettate un attimo, continuano sì. ad andare via da questa live, non capisco perché eh, dalla chat, ecco. vedete? Wow, grande! Sì, molto così mi spaventi un po', così mi spaventi un po' anche perché con la maglietta esatto. di Superman Superman è sono super cowboy. il costume nero sembra un, una delle terre infinite in cui Superman è, è, è caduto nel Kansas ma di qualche decennio addietro <ride> dalla chat. Vedete uh. bene: cioè, vedete bene, c'è un po' di ritardo, c'è un po' di lag. Vedete qualche. Come si dice? Po di frigo, Vedete un po' frizzato. Fateci sapere e se la cosa vi disturba. Perché se la cosa non vi disturba, non tocco niente. Si vede bene spumeggiante. No, non riesco a dire spumeggiante così. a freddo. Pato. Ato, atto. Comunque, prima c'è stato qualcuno che ha riscattato una cosa. Ma l'ha riscattata davvero? O l'ha solo detto? Vabbè. Ma non si fa. No, l'ha solo detto. Cosa... Eh, ma non c'è ancora. Il Jim Carry Voice. No, no. Mi C'è cioè, la Batman Voice. C'è la Batman scattato. Voice che è più facile per me. Boy, sì. eh, ma l'hanno riscattata però. Hai riscattato sì, sì, la Batman riscattato. Voice. Eh. Va bene dai. Quando arriva Kuro lo la... accoglierò così. Sì, lo dicevano pure Cocodo e poi non si è mai visto. <ride> Come, Come Curo. Non si vedrà. Che non si vedrà. Che cioè, sarà chiaramente... Tardo di un'ora. Perché sarà Starà salvando Gotham. Ah ma parlo comunque. È... Volevo consigliare a tutti questo fumetto da leggere assolutamente, è Quel, il peggior fumetto dell'anno. Davvero? Sì. ce sì. sì, sì, sì. Ne hanno vendute due copie, uno all'autore e uno a Umberto. Dai, Umberto. È, è X-Force colpo mortale. L'albo per festeggiare i 30 anni di X-Force, scritto e disegnato da Rob Liefeld. E potete fare io il paio Io invece volevo uno, Grazie per io il allora, allora, lo faccio anch'io, io voglio consigliare questo Guardate fumetto. come è migliorato negli anni? No, beh. È fascista? Sui che disegni, sicuramente. Non aspetti, culo, per, per flexare Kaiju 8 Volevo consigliare questo fumetto a chi è piaciuto Attack of Titan. Perché è la sua naturale conclusione. Ma eh, non è vero, non c'entra un cazzo. È molto peggio <ride> di Attack of <on> Titan. <ride> Almeno Attack of Titan aveva... Cioè, a me fa cagare Attack of Titan, eh, di base. Però, quantomeno, è originale. Cioè, ha comunque una struttura da Quindi, storia da, originale, da 24 non è... poi no. però il, Sì, fa... però non è il solito, non sì. è vero, dai, anche andando avanti, diventa comunque una roba particolare. Non è il classico Battle, no? Eh, si, sì, sì. ovviamente. Questo invece, è proprio Mello Academia oggi. Beh, oppure quel... con una puntina di One Punch Man, un po' di giù dentro così per buttarcelo. Ah, sì, ah, sì. ha fatto un mischiamo. Ma non è brutto, eh? io l'ho trovato molto carino. Cioè, però molto carino come fumetto senza alcun tipo di pretesa. Cioè, stranamente la sì, cosa mi sta invogliando. Niente. Nel senso, allora metti Dragon Ball, se però non fosse uscito ai tempi di Dragon Ball, se fosse uscito oggi, mm. ah ok, no, no, con so quel tipo di, di livello di infine, originalità. Però... Cioè, nel senso, non un... è proprio Dragon Ball oggi, cioè, se tu pubblichi Dragon Ball oggi così com'è. E lo ve leggi oggi dici. Ok, ho come la sensazione di aver già letto qualcosa del genere, <ride> okay. ok. Però ci devi togliere tutta ci tutta la quanti, 20 anni di Shonen Battle tutti uguali. Ci no? devi no, togliere tutta la componente sessuale di Dragon Ball. Che non c'è per ora. Eh, vorrei... c'è tutta questa componente sessuale, a parte all'inizio. All'inizio. Nel Dragon Ball Battle Shonen non c'è, praticamente ha smesso, Togiyama si è accorta che, che faceva molte più vendite facendoli solo menare quindi si menano e basta. Sì, C'era molta esatto. più esatto. fatica. Poi. Ma infatti la parte più bella di Dragon Ball è, sono i primi mm. oh. 20, 10 volumi, 15. Sì, poi diventa proprio tutto, tutto botte, 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 botte. Ma a me piace e molto, sì. eh. Cioè sì, io sì ma anch'io, per fan. carità, Dragon Ball è... Però.. Anche perché ai tempi scontri così non li avevano praticamente mai fatti. No, no, no. Ai tempi. Comunque siete tanti, veramente anziani. Eh. Intanto tolgo Almeno una cosa. Almeno noi mano. non abbiamo figli. Che brutta cosa che hai detto. Sì, lo so, sono una persona orribile. Veramente. Sì, molto. Ah, posso dire una cosa che, se no io mi... Riguardo il fatto che io sono una persona mi... orribile? No, no, non lo so, lo scopriremo. <ride> <ride> L'ho detto così, eh. Allora, eh, questa live eh, continua a essere una delle tante live di beneficenza. C'è una barra blu e gialla che vedete sotto, eh. Aspettate che come ve la faccio sei vedere. Non va a me, eh, quindi non è in beneficenza. A me la metto, ecco, la metto qua così Appunto, si vede come meglio. sei buono. Beh, beh, beh. Io sono una persona orribile, queste sì. cose non le faccio. Eh, niente, allora noi ci fidiamo di... di almeno io mi fido di, di Twitch, di Streamlabs che, che ha questa causa qui e ovviamente tutti i soldini vanno, vanno in Ucraina, vanno per le persone che hanno bisogno di cure mediche, eccetera. Quindi se, se volete sapere il motivo è cure mediche in Ucraina fondamentalmente. Poi se avete altre cause da, da propinare... Le faremo ancora, eh? però intanto c'è questa. Se vi va, basta fare punto esclamativo ai aiuta. Ricordatemelo, BS Cards. Se ti ricordi, punto esclamativo aiuta e vi viene fuori il link. Eh, così vedete anche che non è il mio Iban, fondamentalmente. Cioè, più che altro per quello, vedete che è esule dalla mia persona. <ride> Perché se no, sai, detto così. <ride> In beneficenza, Payball, no, ma ammazzo. Esatto. In realtà, potete fare anche quello, però con un altro comando. Ma no, anche no. Perché M non ho nulla da, di bello da darvi quindi <ride> dategli all'Ucraina che è meglio. Ma io direi: intanto che Curo eh, è in ritardo, possiamo approfittare per scegliere insieme anche alla chat. Senza di lui, cosa classificare perché i numeri sono un po' tantini. Curo suggeriva. Di partire dai primi cento. Però se... se vuoi, Umberto, noi possiamo invece partire dal fondo. Possiamo partire dal sì. ciclo della Meteora eh, fino a non li ho primi... letti neanche quelli. No, beh, ma... ma si possono già più. Cioè, è una cosa che scorre no. facilmente. Ma noi come... possiamo anche cominciare dai primi cento. No, partiamo guarda, partiamo ricordo... dai numeri, dai numeri di recchioni. Ma sai che dal 326, mi... una cosa del genere, non mi ricordo mai. Io vorrei proprio impegnarmi e farli anche divisi per autori. Però per quello dovete fare punto esclamativo dona, noma, e, e allora forse <ride> lo faccio. Forse. <ride> Perché lì c'è già no, un lavoro man, un po' man, più man. diverso. Devo andare a capire chi è l'autore, a fare le cartelle un po' più. È un po' più diverso. Comicsbox, fai tutto comicsbox, vai, vai su Dylan Dog, e ti apri tutta la cosa, c'è cioè tutti gli autori. No, no, sì. Ma... No, ma poi su quello il sito Bonelli credo lo, lo metta abbastanza davanti, credo. Forse devo entrare, non ricordo. Però, insomma, che sbatta Allora, vediamo di condividere perché io stavo condividendo, allora. condividi. Grazie per il follow, Henry. Scusate se non c'è la, la musichetta per il follow, ma una storia lunga. Allora, condividi schermo. scusa, Ma che è Comic Box? Com'è Cos'è Comics Box? da Chrome, primi È tipo uno dei siti più comodi per il fumetto in generale. Vabbè, ma non siamo tutti così nerd per il fumetto, voglio dire. Eh, <ride> ti seguo. <quello>. <ride> non lo Beh, in, particolare per, in particolare per i fumetti oh, americani, mì. ma anche Bonelli, c'è cioè quasi tutto quello che sono pubblicato oh, con mì. autori e... Però la ricerca fa schifo, ovviamente quindi conviene usare Google. Eh, infatti, il, il trucco è scrivere, che ne so, Dylan Dog 400 su Google Comics Box, Comics... <ride> ecco, come fa, ecco come fa ad essere tutti quanti così super informati. Eh, esatto, no, wiki, no, in realtà con Wikipedia, <ride> in realtà con Wikipedia, poi c'è cioè anche Comics Box e Commodore quando ti servono. Tipo: tu vuoi sapere dove hanno pubblicato X Force 1 in Italia? In edicola sì, X Force 1 su Comics Box e lui ti dice dove, ovvero su X Force 1 potremmo fare una serata trivial con invece che aiuto da casa aiuto da comics box tra l'altro questo numero era bellissimo perché panini dopo aver fatto il numero 0 ai tempi o meglio Madre dell'Italia eh, mise il numero 2 e poi ci misero l'adesivo nel numero dopo ancora c'era l'adesivo da mettere sopra con scritto numero 1 <ride> no ma stupendi c'è l'adesivo e non si vede ma... era già panini Sempre stata Panini, eh, era panini ehm? Marvel Italia, cioè in realtà era Marvel Italia, però era Panini. Nel senso che Marvel aveva comprato Panini e usava Panini per fare Marvel Italia. E infatti c'è scritto. Allora, dico alla chat: dato che partiamo dai primi cento, Innanzitutto, se voi avete qualche albo così a memoria che volete dire, fatelo, nel senso. Che um, lo, diteci dove lo volete mettere, che poi ne discutiamo. Magari prima di condividere questa tier list, che ho scoperto una cosa bellissima delle tier list. Tra l'altro, è eh, che se tu li numeri tutti dal primo all'ultimo in ordine, li inserisci in ordine. La tier list li mette nell'ordine che vuole lei. E se tu li riordini facendo edit e poi salvi, lei, comunque quando rientri le mette nell'ordine che vuole lei. E quindi ci ho rinunciato. Di conseguenza, bisogna andare un numero tipo 123 come nome 001002003. No, ma cioè, iniziava anche bene eh, nella, nella lista, poi a un certo punto li mischia. Ma non c'è una logica per, per la quale okay. li mischia. Forse lo fa apposta. Magari c'è qualche opzione che cioè, dice: Smischiali così non esatto. Quindi nel caso andremo a recuperare un... la mia cartella ma poi come capisci che numero è? A parte Kuro che li sa tutte a memoria. Eh infatti, io conto su Kuro che li sa le memoria. Altrimenti, io invece di condividere prima questa, questa tier list posso fare una Vabbè, cosa del semplicemente genere. Basta in Google Photo. Basta, Anche. Lo buttate sopra Google Photo e quello vi dice: Che cos'è? Eh, non credo. No, sì, ma tranquilli. C'è comunque la mia cartelletta da dove ho, ho tratto tutte le, certo. le, le, le miniature che hanno. La sua bella, sì, ma cura, i, i 5 minuti di curva sono notevoli comunque. Ma magari è sceso il cane come dicono. In Francia, allora i primi 100 ecco qua. Adesso vi condivido. Vediamo se sono capace. Vai, sì, sì, non vedo che... l'ora di non... catalogare tutti quanti. <ride> Anch'io, quante le copertine. <ride> in caso, ho qua un taglierino. Comunque, si sì, però... no, pesante prego. quando spacchetti. Eh? Ok, vediamo se ce la facciamo così. eh. Vediamo allora. Interrompiamo la condivisione e condividiamo il Flash un fumetto molto bello. Ma infatti, ho visto che hai intervistato gli autori. Ma tu leggi Zagor? Se non sbaglio, sono appassionato di no. Zagor. No, ma di che hai letto? mai letto? Ma mai letto? Ma mi Ho letto <ride> solo questo. <ride> no, ah. ho letto anche lo, lo Zero e lo Zero plus, più, più con le storie classiche. No, ah, giusto perché non è una scheda cromo. Ovviamente, eccola qua. Ok. Ci siamo. Vediamo se ovviamente, vabbè, si parte da Ti dicono di flexare un giocattolo. Oh, grazie. Uh, flexiamo un giocattolo. Non voglio flexare sempre quelli, quindi adesso un attimino ve lo faccio vedere. Mm. Vabbè, ovviamente questo è il numero uno Di Dylan Dog. Bello. Questo l'ho letto. Le categorie della tier list, che poi Io ovviamente Ce così. Uh. Libro non ho fumetti bonelli qui a parte. Che ce l'ho così, zardo. ce l'ho co no. Quanti mm. ne ce hai? Ma Beh, io ce l'ho almeno in tre versioni. Quello ce lì, ce l'ho così. Buonasera, lapis, ma perché ce l'ho? Ho messo nella mia seconda ristampa, ma no. sì, no, mia no. ho quello Il a colori che hanno ridato così. di recente ah. perché non sono ricco. Poi ho tipo un secondo ristampa messo malissimo che mi ha regalato un mio amico, e poi ho quello all'interno del uh, 3 in 1 ah sì anch'io all'interno ho no. il train 1 a colori no io ho in bianco nero allora ma sai cosa, sapete cosa vi flexo stasera come giocattolo non è proprio un giocattolo ma è a tema vale oh. se vale come giocattolo ma questo era originale no cioè sì questo è il primo che poi l'hanno rifatto lui, meglio quello mm. vero questo è il primo che perché ovviamente costa cosa? meno costa di più il secondo ah Queste sono le cose del collezionismo sì almeno dove eh dove... Ma perché dipende perché il secondo è fatto meglio è Ti... migliorato non so se hanno eh, tipo anche... beh ma però dipende perché ci sono tipo eh, i giocattoli orribili degli anni 70 quelli bruttissimi tipo i robot giapponesi brutti sì quelli, quelli vanno un casino io non li comprerei sì. cioè non li vorrei nemmeno se me li regalassero a Romics era pieno era pieno perché sono brutti sì, sì, cioè, io plastico. Ok, il collezionismo è bello. Il collezionismo, però mi piace collezionare cose che siano anche belle, eh? Sì, cioè non me ne frega un cazzo del collezionismo perché è raro, no? No, assolutamente. Al massimo, se hai un, valo se hai un valore sentimentale per te, sì, quello ci può, ci stare. può stare, ma se no, allora. Chi... Ah no, sembrava una domanda. Allora vi dico le categorie, dove sta? della tier list che sono vabbè bello da morire quasi perfetto, bello senza anima cioè una bellissima storia che però non è molto Dylan quindi Sembano magari sono tutti aggettivi di me stesso, è incredibile eh sì mi sono ispirato a te infatti ah, eh, infatti mi sembra. le ultime due categorie sono lo rivendo al safarà e da seppellire quindi eh, va da sé che sono 1, 2, 3, 4, 5 livelli poi da seppellire per Dylan doc potrebbe essere anche positivo <ride> sì, tanto poi torna Tipo l'Alba dei Morti Viventi, dai, diciamocelo. Da non seppellire è... perché poi torna? No, non è un numero proprio bellissimo. <ride> non è proprio un bel numero. Ma è il numero o la copertina? No, no, no il numero è, è il numero. Ah, poi, se vuoi, facciamo una serata con le copertine. Anche oh, se okay. se... No, perché con le copertine è più facile perché la rivedo subito, capito? Invece il numero <ride> ah, me lo deve Ah, ecco. Vabbè, il numero uno, dai. dai lo anche si perché sa. di Alba ah, dei Morti è... Viventi, ultimamente ne ho lette 4-5 versioni differenti. Remake, rimasterizzate, ri... Rieditate quindi, quindi potresti avere un, po un, un ricordo più positivo di quello che è in realtà. Se volete, no, comunque l'Arba dei Morti Viventi lo avrebbe chiuso. Dylan Dog se, se, se continuava così, eh. <ride> ma l'ha detto lo stesso Sclavi. Quindi, quindi sì. non è che c'è molto da dire, anzi, forse era molto confusionario. Sì, sì. Se non sbaglio, è grazie anche a questa minaccia quasi di fallimento che Sclavi ha detto: Vabbè, allora faccio quello che voglio. E allora li ha preso piede. Questo mi sembra. non lo so. Mi sembra. Questo non lo so. Nel senso, dice, vabbè, tanto se chiude, allora faccio quello che voglio io. Però sì, ci sono voluti 4-5 numeri prima, prima di iniziare a ingranare un attimino. Sì. Ecco perché non mi piacciono i numeri che ho letto, vedi? Perché sono quelli brutti. Non lo dire mai a nessuno che sono quelli brutti. Io, questo sì. No, comunque, Dylan Dog era bello soltanto quando lo scriveva solo sclavi, poi è diventato tutto una vacca Quindi, dopo tipo il eh, numero 13 in poi è... oh, Non eh. eh. ci sono tutti quelli di Chiaverotti, sono bellissimi. No, 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 mi hanno detto assolutamente che solo quelli di. Solo quando lo scriveva solo sclavi. Sì, sì, dico solo, cioè, lo... cento, ma solo i primi cento. Ho, il troll che <ride> ho qua sotto, per cortesia. Me lo Solo perché... i primi cento, solo di sclavi. Ah, no, non lo dico io, i primi me l'hanno detto. Non sono di sclavi me l'hanno detto non è una notizia è una cosa che De ti sei inventato lapis no, 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 lapis, lapis dalla qualcuno. chat mi ha tolto cioè, le parole non me l'ha commentato davvero sotto un video credo. madonna mia sì, sì, sì. magari pure co comunque sapete. qui continuano a riscattare rogo comunque allora ti, ti dico una cosa è no, fumetto ma... c'è cioè qua di ah, landlock numero uno cosa volete io... di più no, no ma co col cuore ti devo dire una sì, cosa non di... puoi mettere questi prezzi che prezzi ah sì, sì. in che senso i prezzi 150 148 dove li vedi? I punti canali. So ah, i punti parlo canale parlo di... scusa. Ma nel senso che no, sono, sono, sono bassi? Sono bassi? Io sono No, alto. bassi! <ride> eh, vabbè, ma io sono un pubblico. A me, Flex, ti chiedi un fumetto, sono 5.000 punti. Eh, te lo ragazzi. Ah, quindi <ride> dici che è gente che si sta sfogando? Eh, che... eh io non ce l'ho neanche 5.000 punti sul canale di Roma, ce l'ho 2.148. Io ne ho 910. Anzi, Va bene. quindi è ufficiale quando... dopo, dopo la consultazione con Umberto di Pelati e Fumetti anche No Mamma Ammazzo alzerà i prezzi sappiatelo ma quindi Giusto, posso iniziare a rompere le scatole tantissimo mentre stai in live con me Sì, sì, puoi farlo anche tu se vuoi no bevi no non c'ho qui nulla ho qui no, sto... <ride> <ride> vedi troppo pochi punti io ho dovuto <ride> alzare pure quello dei messaggi perché sennò la gente mi evidenzia tutte le volte che scrive Adesso costa mille evidenziare un messaggio. No, io non ho messaggi evidenziabili perché tanto. Allora, Real ci dice che ci scrive per la prima volta. Non so se è tuo, Real Pitru. Ho iniziato sì, a leggere Dylan sì. con il numero di aprile. La vita è il suo contrario. Ho fatto bene. A giudicare dalle no. views della mia, del mio video, sì. Ho fatto malissimo. <ride> non lo so. evidenzia c'è messaggio. Ti è piaciuto? Importante è quello. Se ti è piaciuto, hai fatto bene. Ma quando arriva il curro. <ride> Non lo so, vediamo, non, non scrive più. Vabbè, avrà avuto un contrattempo. Comunque, io opterei per come ha detto Lapis per metterlo sì. a, da rivendere al Safarà ragazzi. Anzi, adesso sì, vediamo. Vesco sì, a condividere. Aspetta, adesso ah, te lo do io il suo numero. Ce l'ho, eccolo. Splodi Aspetta, sì, <ride> <ride> Oggi qualcuno mi ha scritto su Facebook alla pagina del canale. Mi dai il tuo indirizzo per mandarti un volume? Però, Non lo so, mi sembra un po'. Eh, sì, anch'io sono stato un po' titubante. Eh. Peccato Vabbè, che 50 poi... e 50 O ti va bene o ti va male? Ho capito, ma scusami, a eh. me <ride> non scrive, neanche questo che su chi cazzo sono! Che... <ride> ciao, sono un tuo fan! Oppure, ciao, sono il proprietario di una libreria! Ciao, so... no, un cazzo, proprio così. Tra l'altro, che schifo fa Facebook per i messaggi delle pagine? Madonna mia, non sono riuscito a trovare sul telefono. Io non sono riuscito a trovare sul sito, e, e dal telefono non riesco a andare all'account del tizio, tra l'altro. No, non è un cioè, quindi... no, è terribile. È terribile che è... merda, è osceno. Infatti, li scriverò. Guarda, scrivimi su Instagram di Micky6 e magari Boh. Che poi, tra l'altro, è sempre di Facebook, però funziona. Sì, no, dai il cellulare ti scrivo un messaggio. Anche, Anche. allora, vediamo è di capire questa eh. tier list. Dove cacchio ha messo? sto dannato numero uno in questa sì, bolgia uscena si fanno in questo modo si fanno, non si fanno in ordine si fa quella che ti capita ma, sì, infatti. ma si vede che non siete mai stati bambini voi comunque no, eh. no e lo so però io, io, Marco, Marco quello che ti cose, capita se civile. non sai a memoria la copertina e il numero è un po' duro <ride> quello, per quello è Ad adesso, sta, adesso Marco sta, in Fitch, sta per Richard HTT ho il mio profilo, la mia cronologia completamente spammata di, di video di Richard. Al, a, alme almeno per Frafrode, ottimi Frog, gusti. No, ottimi è gusti. Di no di quello che è stato un paio d'anni fa. Almeno ah, okay. è simpatica, Frafrode. Ah, okay. Io c'ho anche, anche una, una so persona che mi segui sempre. Ma... <ride> no, no, Frafrode e Richard HTT sono, sono ottimi gusti da seguire. Stato sì, un... sono bravini. È un po' che non li seguo, ma devo recuperare. Neanche io, non c'ho tempo però. Ormai, seguo, ormai ho una certa età quindi seguo solo ragazze molto giovani e molto poco vestite su Twitch. Giustamente, giusto. D'altronde <ride> è difficile trovare altro su Twitch, <ride> Ma non è vero, sto scherzando in realtà. Io no. Allora, nel che momento che io piazzo il primo, poi andiamo in disordine, vediamo chi Second, si secondo me il primo non lo trovi. No, no, adesso è una questione personale. Che, che poi, in realtà, ultimamente seguo praticamente soltanto gente che gioca a Elden Ring. Ma, oh. Ma perché? Stai giocando tu, a Elden Ring? No, l'ho finito tre volte, l'ho platinato e l'ho disinstallato perché sennò mi rubava la vita. Davvero? Ma è così bello questo eh, gioco. Eh, no, a me piace, è proprio il mio ho gioco. Fatto, ho fatto una live con una ragazza che so. porta sempre Elden Ring su Twitch. Però non ho così su due piedi. Cioè, si chiama eh, Dienanne. Scritto proprio così, Ma perché non, non so pronunciarlo. Ah. Non ci hai fatto le live su Elder Ring? No, 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 io no, non ci ho fatto una live ah. su Elder Ring. Lei fa sempre ah. Elder Ring da sola. Io ho fatto una live su YouTube. Eravamo ospiti entrambi. Mannaggia. È molto bello. Vabbè, il numero 1 poi, 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 poi la lo facciamo, il <ride> ring in live. Allora, il primo è il numero 100. Il primo che vedo da qua. <ride> ci ho rinunciato sì. se non si fosse capito, Beh, il numero 100 è bellissimo. A te piace il numero allora, 100, Stramica, il numero 100 è bellissimo. Cioè, bello io da no, morire. Il numero 100 è, è l'ideale fine di quello che doveva essere il ciclo di Dylan Dog. È bellissimo. Io te lo metto in bello da morire, però io. Ho... Vabbè, ascolta anche gli altri. Ho delle ovviamente. riserve. No, no, poi, a me è poi piaciuto ci... molto quando non l'ho letto. Ascol letto. Ascolta gli altro. altri e poi lascialo lì. Ovviamente. Chat, cosa dice? chat? Chat, vi piace il numero 100? Se l'avete letto, se non l'avete letto. Ditecelo che non c'è nessuna vergogna assolutamente, anche perché è uscito quando? pochissimo tempo, cioè, pochissimo, tantissimo tempo fa. Certo che mi ricordo di te, Eva Alpitru. Ciao, Eva Alpitru. Ti dirò wow. a me il fatto che il è numero proprio... 100 sia... Ecco, dicono, mi ha lasciato ragazzi, un senso questo di... Questo è originale, 2700 lire. Ma l'hai preso quando è uscito o l'hai recuperato? In realtà mi devono arrivare uscito, un po' ragazzi, i numeri ragazzi, di numeri di gennaio 90, 95 da mio zio ve vecchio. Eccoci, abbiamo un ospite. Gennaio 95, ragazzi. Ciao oh, ragazzi. Ciao. Oddio, ma Ciao ragazzi, scusate, Google Chrome. Finalmente qualcuno <ride> che ha letto questi numeri di Dylan Dog. è qua. Evviva! Oh, e dai! Vai. Allora, abbiamo tergiversato finora, cento, finora perché cento. ci serviva la tua memoria. Che poi non sappiamo, se non, bimbi, sa bimbi, non sappiamo se è un curo o un curo alternativo perché ha la camicia blu e non rossa. Quindi no, potrebbe... magari eh, è il curo alternativo. No, no, è blu e blu. No, quello in realtà è rossa, ma siccome c'ha tutte le luci blu attorno, l ho sparato un Luca. po' a cavolo. Giusto. Ah, l'hai detto eh, tu, eh, no? Fammi metterlo, fammelo lì, non ti ho ascoltato. <ride> è il curo del nuovo corso. Ah, ecco. Che che è uguale a quello vecchio. Tra sei numeri, tra sei numeri avrò la camicia rossa di nuovo. Di nuovo? <ride> Tornerà tutto come prima. Esatto visto che stavano andando a comprare e la Red Bull io l'ho detto di sera si beve la Red, no, no, beve, no no ce l'ho abbiamo, supp no? No, abbiamo supposto che fossi in giro per uh, quei negozi tipo Jet Market a cercare Red Bull <ride> no 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 ce le ho comprate oggi ma ce l'avevo allora, il numero 100 di Dylan Dog lo avete messo in Bello da morire. Sì, io ho seguito beh, solamente beh. Luca DJ. Io ho delle remore, mm. però non lo so. Poi, poi ti spiego perché. An allora, il numero 100 di Dylan Dog non lo metterei in Bello da morire. Non è tra i più. Per quanto mi riguarda, non è tra i più belli di Dylan Dog. però eh, gli riconosco comunque un certo valore. Alla fine è stato un numero. Eh, importante a livello proprio della trama no? di che cosa viene svelato sul personaggio di Dylan io devo dire una cosa mm. mi curo non mi era mancato per niente a Stalai ah. perché, perché ti ser contraddico seriamente per niente no dai che tristezza <ride> che ma non no, da vedere è un padre è, con non figli lui non è, non non è per così, è così piango ma stasera Guarda si vuole scagliare figlio, contro figlio di lui io ho percepito questo io sì, da, sì. Ho percepito che si vuole scagliare su Vabbè, allora, allora facciamo che il numero 100. Lo, io lo metterei in quasi perfetto. Cioè lo metterei tu in, sei in appena un arrivato. <ride> Calmati, ascolta un attimo gli altri. Anch'io lo farei poi, scendere, poi, scendere eh, io, lo io mi fido felice. di culo perché lo conosco da tanto tempo. E sicuramente. E beh, va bene, Luca. Ha mangiato la tua cotoletta. Ti il... fidi di culo solo per Dimmi perché no, il numero 100 per te, no, Luca, sì. è bello da morire, perché ha colori vabbè <ride> oh, ah, beh, allora. No. Come Flash da Dagor. Come Flash da <ride> <Basta. Zan. ride> E anche come qualunque numero di Flash. Vabbè, qui, ragazzi. Que, qui quel volume ce l'abbiamo tutti. Sapti lo. Sì. <ride> vabbè, comunque, ragazzi. Dato che abbiamo tanti Dylan. Andiamo spediti adesso. Si, va random comunque: sì, andiamo è. random. È per... no, no, quello puro mio... non ce l'ha perché si è vergognato. Allora, perché... lo metterei anch'io in... <ride> anch in quasi perfetto, perché, per esempio, a me piace di più il numero 200, perché ha delle origini più terra terra. Sì. Queste origini sì, sì, mistiche sì, sì, a sì, me sì. non è che sono mai andate molto a genio, però è, una il qual... 200 è un mio limite. È il mio accento preferito di Dylan Dog, il numero 200. Quindi il mio 100 preferito oh, di no. Dylan Dog è il 400, perché è l'unico che ho letto. <ride> Perché è... abbiamo invitato Umberto? Stasera? No, ma me lo sono chiesto anch'io, eh, in realtà. Ma... No, vabbè, comunque gli ultimi... No, perché io inizialmente so, perché, pensavo di tu farle tutte a tutti e 400, no? Quindi... Ogni tanto ci serve eh... qualcuno puntuale, capito? <ride> ah, Luca, ma questa sera vuoi litigare? È l'ora <ride> di litigare? Dissing? <ride> sì, sì, stasera si Non mi permetterei userà... mai, tu hai un, un appuntamento con l'Altissimo, anche questa sera, per studiare Keijo. E quindi, <ride> assolutamente. Allora, allora, poi io vedo eh, un attraverso una... attraverso attraverso lo, lo specchio attraverso lo, attraverso lo, attraverso lo specchio. Attraverso lo specchio, quasi perfetto. An... Io lo metterei anche in bello da morire. Secondo me l'ho letto. Che numero Be... è? È, è, 10. 10. è? È il 10. È non il 10. Pr... L'ho letto. Non l'hai letto. È anche, Però ce primo... no. ce è anche il primo. Con le... Con le no, no, ce l'hai? È anche il primo che no. usciva con quelli di sclavi. Il primo della raccolta, non ce l'ho, di manca ma il 10. No allora è molto è molto bello su quello non si, non si può dire niente, è molto bello. Ma perché è molto bello? È, è molto bello per generico. Roby Allen è 10 la numeri, è, col... è, è allora è, è stato abbastanza sperimentale ai tempi per la cosa della la filastrocca della morte che passa per le pagine, no? attraverso la filastrocca della think. morte che attraversa tutto, tutto il volume dall'inizio alla fine. Eh, è bello l'intreccio tra il caso poliziesco di Block e gli omicidi e, e il caso più soprannaturale a cui invece lavora Dylan, che pensa sia in gioco proprio la figura della morte. Mm. Ha una soluzione appagante, i disegni sono sono parecchio belli anche sì. soprattutto nelle scene nella prima scena in costume che non mi, allora non mi ricordo il, il disegnatore non, non mi viene il nome del disegnatore e ne avevo anche vai cercalo sono e comics. ne avevo anche parlato nell'Old nell Boy, tra l'altro di, di questo numero sì, però sì. quel disegnatore amava fare le scene in costume tanto che nella prima ah. eh, parte quella in cui c'è la festa in costume eh, ma che culo non ce l'avevo nemmeno in camera, gli aveva scritto divertiti Ah, ecco. <ride> Casertano. 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 Eh, tra l'altro, non sì. eh, scusate, nosnitch 87 parlava di Bello Senzanima, ma non so se si riferiva al numero 100. L'abbiamo messo un pelino sopra giusto per fare una media, quindi penso che vada bene. Sì, mi eh. piaceva. Forse questo la vuole. Io, io davvero, non capisco come curo far ricordarsi il numero 10 con questo. Cui... 80 niditi beh niditi. ma l'ha anche riletto eh, per l'old boy no. Lai, tu li rileggi per l'old boy o, o vai spedito? certo che li, li leggo e rileggo per l'old boy per scriverlo comunque dai, allora il numero è anche vero che il numero 10 ha, i suoi ha comunque i suoi difetti eh, ci sono alcuni tratti della personalità di Dylan che ah. ancora forse sono un tantino sì. da limare no, no. perché è uno dei primi è un bellissimo numero ma non lo metterei in bello da morire Quasi Però c'è un baby doll, secondo me questa cosa fa guadagnare almeno 2-3 punti. C'è un baby doll? Mettilo su bello da morire, vai. <ride> Mettilo su bello da morire col baby doll. Più che altro io lo metterei un pochino sopra il 100. Luca, preferisci il 100? Sì, o... sì. Intanto quello che dico io non me ne frega niente. No, ma faccio una media e eh? devo un attimino... <ride> Che, 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 che problema c'è? Ormai è entrato curo dalla chat mi dicono bello senza anima, tu bello da morire, quasi perfetto. Ah, io, sinceramente, non me lo ricordo. Sì, no, me, bello senza anima, ricordo. no? no, no, anche no questa una copertina dire. alternativa. Se volete, che figo. molto bella, anche se, ma è bella quella di Roy. Ma è a colori? Sì, quella eroi. copertina ma si, sì, Roy ha disegnato tutte le copertine del, del Max de, della grande ristampa hmm. e chi gliela ha colorata quella copertina? Eh, non so dove c'è scritto. Colorare eroi eh. è un'impresa eccezionale. Mm -hmm. mm. Eh, ma magari c'è scritto se la, solo copertina. Non c'è scritto. Forse se l'è colorata, colorata da, solo, da solo può essere. Che mm. cattivi che siete dalla chat! Ti stanno dissando mm, comunque tantissimo. No, sti, cioè, ma sono d'accordo. Ma mi hanno voluto invitare loro. Io non ho chiesto niente. <ride> Ma a me, a me piace questo quartetto. Poi, poi magari quando faremo faremo la stessa cosa su Samuel, che magari è un po' più facile, magari mischeremo mm. le carte in tavola. Su Samuel Stair, cioè, mio Samuel, Samuel Stern non, non l'ho mai leggere. No, no ho, Samuel Stern non ti romperò i malla. coglioni. <ride> Dico, con Samuel Stern magari mischieremo le carte in tavola. Però mi piace ah, okay, perché io non l'ho più legato. Ho tre numeri, li possiedo, ma non li ho letti. Memoria dall'invisibile. È arrivato il numero uno, c'è il numero uno lì. Fine della, uh, sì, sì, della sì. che dicevamo cos'era? Lo rivendo al Safara? Sì, assolutamente. Si parlava prima del numero uno, Curo. Non è d'accordo, è un po' so cioè. No, ci sto pensando, perché effe no, cioè, oddio, effettivamente, il numero uno di Dylan Dog non è tra i più belli. È, no. è. Però <ride> sarà il fatto: magari sette persone. A parte che non doveva nemmeno essere il numero uno in regola, quello. Il, il primo numero di Dylan Dog doveva essere il 3 originariamente, però Montanari e Grassani ci stavano mettendo tanto a disegnarlo, e quindi questo è diventato il numero 1, modificandolo un pochino. Mm. E boh, sì, dai, lo rivendo al Safarà, direi che ci sta, onesto. Eh, onesto. onesto non è... oh, anche perché ricordiamoci che poi ci sono tutti i numeri da 300 in poi da seppellire, quindi. <ride> no, è vero, ci vuole posto, <ride> Cioè, non tutti i numeri. Che non ha scritto sclavi. Scusa, eh sì si, ovviamente ce n'è cioè, uno <ride> che ha scritto. Lui dopo il 300, no, ma anche prima, anche quelli prima, pure brutto. Scusa. Qua mi, mi chiedono lasciato un memoria dall'invisibile. Che vedo qui al volo, quindi quasi quasi ve, ve lo porto. Vabbè, top tier dai, top tier. Eh, memoria sì. Subito si sì, 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 sono d'accordo. Io non concorderò mai con voi, ma mettilo lì <ride> così non ci dai la soddisfazione. No, questa sera no. Questo è il numero 19, quindi sì, Umberto probabilmente non l'hai letto di recente per... No, ma penso di non averlo nemmeno. Qualche... No, io ne ho sette di questi. Credo, eh, credo Mani Basse è uno dei miei preferiti. No, il no, 19 proprio. ce l'ho forse, aspetta che guardo. Molto molto bello. Tra l'altro, prima apparizione di Brie, Brie Brie Brie, Brie Daniels? Brie Larson. Bri no, Brie Larson. Eh, Bri, no, Bri Larson è l'attrice, che cazzo. <ride> Brie Daniels è... Bri Daniels. Bride è l'amore di Dylan. che Rilassi. poi rivedremo nel numero 88 che sto cercando di autoricordarmelo per poi quando anche il numero 88 è uno che piazzerei lì eh? in bello da morire che è oltre la morte che se avete no, che letto questa, questa nota di flash che c'hai <ride> se avete letto Dylan Dog e, e Morgan Lost è diciamo una, una terra alternativa di oltre la morte è sì. Ma... ah, quello lì eh sì quello, è quel numero lì che nella ha ragione mia... comunque sono d'accordo su con eh, carote metti subito il metti lungo subito, addio proprio così eh, sì. e botto eh, sì, sì, eh, effettivamente addio, senza troppo discutere subito. direi che il lungo addio volevo fare uno scherzo a Luca e dire no, non ho trovato la copertina del lungo addio <ride> che non si trova okay. Nemmeno io l'ho trovato in lungo addio, <ride> in, in lungo e in largo, a Romix, ma non si trova. Non ma si infatti trova. Tutti ho visto ho che la tua missione era di cercarlo, non si è trovato? Eh, non te lo posso dire. Ah. Il video va domani. Ah, ok, no. ok, ok. Che, che vuoi lo spoiler? No, eh, insomma, no, 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 Eccoci qua. Esclusiva uh. qui su... No? Ma perché in lungo addio subito lì? C'è una... no. C'è cioè una sono, bellissima, sono 100 numeri. Ci sono 3 minuto numero andiamo avanti, <ride> sì, possiamo lasciarne indietro parecchie. Eh, comunque, già sono ci, le 22.11. Eh. Esatto. Ci sono tre bellissime splash page di Algozzino Al nell'ultimo Old Boy che riprendono proprio questa copertina. Qua. Ah, 3. Mm. Quando Digamo. esce l'Oldboy? Boy? Sto mese? Sto, Sto domani, dopodomani? Quando? Non so quando che giorno, non mi ricordo. Mi ma... sono te lo mandano no. un giorno prima, quindi se non mi domani Due mesi. Quindi noi ci siamo visti due mesi fa, in pratica. Sì, ma sì. guarda, è come se fosse stato ieri, soprattutto però... con curo. Eh, vero. No, però scusate, posso dire che non... Com'è vi... effettivamente con curo è come se l'avessi visto ieri. No sneak 87 Non ha tutti i torti. Perché L'Alba dei Morti Viventi per noi adesso è una storiella di zombie mediocre. Se uno la legge oggi, però letta all'epoca, anche con le, le inquadrature cinematografiche di Sclavi, che ti divideva l'azione in più parti eh, per rendere quasi come farla proprio scorrere sulle tavole, come se, se fosse un film. È una era una cosa abbastanza rivoluzionaria per l'epoca, io non direi lo rivendorsa farà, anche solo per, per quelle trovate grafiche, secondo me andrebbe un gradino sopra. Sai. Un gradino. Un gradino. Intanto lo piazzo qui, poi se... Mm. Non vi chiedo più, eh. se, se siete in disaccordo alzate la mano. <ride> poi aiutami con... Luca perché... mi odia stasera. Luca... No, Io... no, 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 non dire così, non solo stasera. <ride> Stai cercando una Nemesi. No, ci eravamo ne... messi d'accordo tutti quanti per, per tirare dentro curo <ride> e, e invece, no, mi state a fare fa tutto il lavoro a me. <ride> hai, hai perso la tua Nemesi, Luca per quello adesso cerchi sì, un altro. Vero. <ride> In che senso l'ho perso? Tu sai qualcosa che io non so? Hai verso la tua Nemesi? Vabbè, dopo, dopo, no. dai, dopo. Qualcuno <ride> l'ha sotto il mondo del fumetto, per caso? <ride> <ride> quasi, quasi, quasi. Ah oh, mio Dio. Praticamente. Allora, allora, io qua sì, devo, chiedere, avanti, devo chiedere aiuto a, 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 o a Kuro o comunque... Io questi qua che vedo sono i primi, ma non mi ricordo niente. Eh, Jackie. Vai. Allora... Canal... No, eh... vivono tra noi. Mi ricordo che è bello, però non mi ricordo perché. Quindi mi fido. Oddio. Vivono tra noi è ok. Eh, è, diciamo che non è il migliore. Eh, ci sono i disegni di freghieri, se non sbaglio. Eh, a me i disegni di freghieri non, non fanno impazzire, eh, dovrebbe noi essere e... il 14, sì. Eh, sì, esatto. Io ce l'ho. Un... No. O il 13 o il 14. No, non il 14, forse il 13, perché è quello che non c'ho, manca quello in mezzo. Non so dov'è il 5. No, beh, qua... no, no, aspetta, è quasi perfetto. No, mettilo, Bello basta, 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 basta. rivendo al safarà No. Io lo rivenderei al Safara il 14, davvero? Uh. No, io qua, un, io qua metto un veto dai, fammelo tenere un okay. po' su. Facciamo una media. Io ho mm. un, un ricordo molto positivo. Poi magari mi sbaglio, però <ride> me lo ricordo molto positivo. Come la è... vedo un canale 666. Che è bello canale 666 è molto bello lo metterei in pari con il numero 100 come tier onestamente mm -hmm. secondo me l'ho letto canale 666 a suo tempo negli Penso anni 90 sì, ma voi lo è vedete? È ah eccolo qua in... oddio mi è fatto sì. venire un dubbio che, che non quello che piace a me sia canale 666 perché io ce l'ho in, un, in uno da tre però no, non vado a cercarlo perché sennò si perde sì, sì, allora canale tira 666 su. canale, è... Sì, tira su, tira canale su. 666 è il controllo sì, mentale attraverso la televisione il, il satellite quello lì invece Vivono Tra Noi è praticamente quell'amica di Dylan che lo contatta e gli dice oh, penso che mio marito sia un mostro e eh, in realtà che... il mostro era lei, spoiler e quindi... se... Dylan Dog va a letto con l'amica? sai che non me lo ricordo ma penso di no penso Strano, un ma... io ricordo che in col, va numeri la va a letto col marito era sposata vabbè si fa così sì. non ha mai fermato queste... Dylan effettivamente sì, esatto. fatti alzare il canale 666 a Noma per cortesia sì, eh, mettilo qua ah scusate ma non avevo Dai. capito avevo capito qua no, no, no scusate. No, non si fanno questi scherzi no, avevo capito <ride> sorry a ah, quando la tier list di Zagor fumetto eh, preferito di un bel esatto ma, ma no. Di Zagor non lo leggo è diverso <ride> allora Capiamo. Killer Killer. Questi killer, 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 killer lo rivendiamo questo. al Saffara dai Killer, killer è questo, lo rivendiamo. Mero? al Confermami che sì. ho perché è talmente piccolo. E poi la... non esiste Ce poi dopo, la poi morte, dopo la morte, mettilo su. Dov'è dopo la morte? Dov'è? No, è, è, è tra la vita e la morte: ah, tra la vita e ah, la morte. C'è sì. un bambino dove c'è Canale 666. No, lì no è troppo su. Quindi bello senza no, anima. Bello senza anima. Ok. Sì. Bello senza anima. Anche se, anche se questi, no, questi nomi sì, non mi piacciono... Certo. Possiamo anche cambiare questo i nomi. Eh? Il bello, bello della, della terra è che chiunque può cambiare. Bello capire. senza anima è un po', è un po brutta come, come cosa. Ma non sono tutti i miei temeli. Bello da morire, quasi perfetto. Bello senza anima. Sono sempre io. No. Rivendiamo no, al safara. Anche quello che ti arrabbia all'inizio. Discreto, Discreta sì, dai, metti discreto. Discreto, di Creta. Di Creta. Però allora... oh, vedi, sono a tema. Cioè gli altri sì, era, volevano essere quasi a tema. Perfetto, poi... no. No, quasi perfetto. Vabbè, poi ci no? stanno i conigli rosa uccidono e Morgana. Che metti tutti e due a quasi perfetto. Forse Morgana ha anche un gradino più su. Morgana. Mm. Allora, i conigli rosa uccidono, si sì, sta bene lì. Sì. Morgana, mm. sì, Morgana, sì, bello da morire. Morgana, sì, dai, bello da morire. Metti Morgana, no. mi affido a voi perché io da... su Morgana. Madonna, allora, Morgana non capisci niente la prima volta che lo leggi. Morgana, la prima volta che lo leggi, chiudi sì. il volume e fai cosa sì. Cos è successo? <ride> e quello e... è un po' spiazza un po' troppo. Sì. Poi Però lo rileggi ne e riconosco ti rendi conto che potenza. in realtà è scritto molto bene. Killer è monnezza ci dicono. Io proprio non... Forse, killer, non l'ho neanche letto. Killer, non lo ah, potrebbe... killer è di Landog contro Terminator bene, eh, Fabio Ah ok me l'avevi raccontato <ride> se, sì. se volete posso anche metterlo più in basso eh, poi si può, no, si può lì, scappare il mouse E non comunque è... il numero 12 Ma in una sinagoga lì. Wow È vero c'è Terminator Questo <ride> proprio non me lo ricordo Non mettereste niente da seppellire? Così a... Memoria. Oddio sì, il numero 20 dal profondo dal sì. profondo, non ti saprei assolutamente ricordare la copertura. Eh, ma è davvero eh, quello quello quello, quello è proprio termineto. Ma eh, sì, no, okay. ok, prima okay. fila prima fila 1 2 3 4 quinto da sinistra. Ok, eh, aspetta, visto. è un golem evraico. Ma... oddio, ma lì c'è gol, Conda, sì scusa prima ah, ecco. fila eccolo qua prima fila ecco così almeno prima ci prima tappiamo fila. tutte non ho presente dal profondo com'è quello gioco, del quel golem quello è... del golem eh chiedo no, no quello, quello, del del golem è quello del golem è killer ah killer okay. killer è quello del golem, il golem sono proprio Terminator. le scene con il golem senza pelle con, il, con lo scheletro non è lo scheletro un golem è proprio terminato termineto vabbè Umberto <ride> che palle eh, no, <ride> l'ho appena visto è proprio il <ride> Va no, bene, ci tenevo Ehi, a mettere ragazzi, lui... qualcosa anche nell'ultima nell casella, perché se no, sai, sembra che i primi 100 siano occupati. Allora, la allora, prima allora, eh, casella non sarà brutto. occupata dai 300 in poi. Per <ride> no, no, testa. sicuramente, però per adesso. <ride> poi poi voglio, voglio prendermi 30 secondi per motivare dal profondo in ultima posizione. Dal profondo non è male, anche perché se non sbaglio ci sono i disegni di Roy, ed è l'unica cosa che salva quel numero, però... Ha uh, ah, questa trama che è praticamente Psico se un mostro fermasse Norman Bates, ah, ok, ok. E, ma, ma il fatto è che ci sono così tante somiglianze con Psycho e le fanno anche notare all'interno. Uh, no, ok. Effettivamente dal profondo Sotto sottokiller non, <ride> non è tanto giusto. Allora, invertili dai. Eh, So. Eh, non ha tutti i torti. Sotto killer, non se lo vedo tanto. So, killer lo metti da seppellire e quello lo, metti, lo rivendiamo al saffarato. Anche perché se, se ci basiamo sui film a cui sono ispirati, preferirei mettere sopra Psycho. Sì, Sennò... beh, oddio, oddio, beh, dipende no, dai beh, gusti. Per carità, Terminator, bello, Terminator, Terminator, 2, Terminator 2 è un ottimo lavoro di scrittura, posso dirlo? No, 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 ma due, io il 2 lo, lo adoro, mi piace il 2. Ehm, ma sbaglio all'epoca i Dylan Dog erano proprio fatti per parlare di film a quelle persone che magari questi film non li vedevano e leggevano un Dylan Dog e dicevano wow, che figata! Non o contrario. il contrario, siccome vedevano quei film, erano attirati anche dal Dylan Dog. Ah, si, sì. ci sta. Eh. Allora, <ride> giustizia è fatta a killer vergognoso. copertino <ride> <ride> copertina allora... dice: Vivo o morto, tu verrai con me. quindi <ride> In... o oh, hasta la vista me lo aspetterei verde, magari. Cioè, magari. No, eh, allora, dopo eh... mezzanotte dato che ce l'ho qui a portata di mano dopo mezzanotte, dopo mezzanotte eh, quasi è tu, eh. perfetto come si concordo perché a me ha ricordato quasi molto perfetto. Morgana come eh, come si dice questo surrealismo che, che ha Morgana un po, più, un po' meno di Morgana però Luca? guarda è quello che c'è il tassista, c'è un tassista che poi annega nella piscina, sembra che, siano, che, che, che il taxi vada in un oceano, che nuotino entrambi, ci sono gli zombie sott'acqua. Ma va... fonda in realtà fondamentalmente è un numero di Dylan che, che rimane chiuso fuori di casa dopo sì. mezzanotte sì. e ne vede di ogni. No, sì, no, sì, sì, ah, è vero, sì, dopo mezzanotte sì, è quello. È quello. Sì, sì, sì. Sai che io quasi lo metterei anche oh, sopra? Sì, sì. sì. po' ricordo? è vero, è vero. Io vero, sai è che lo metterei in vedo. bello da morire? Quasi, quasi. Nonostante. Sì. nonostante sì. nel sì. video sai pare che, non pare che non io mi non mi ricordo, ricordo più quello che ho detto. <ride> Negli anni, chissà. I conigli rosa uccidono? Non, non ne abbiamo parlato. Facciamo che Umberto, Umberto non lamenta. può raccontarci di. Ce n'è uno che ho letto da piccolo che faceva questa cosa, magari il curo si ricorda. Se non me ne ricordo assolutamente. <ride> no, neanche la copertina. Comunque, ma, ma ne avevo letti un bel po' comunque, perché per un po' li compravo e compravo, sia quello che uscì, quello regolare, che la prima ristampa che la seconda di stampa. Mm. <ride> Però e poi... So che che tu, eh? Eh, ah, me li compravano i miei. Cioè, avevo avuto 12 anni. No, pensavo che già allora te li regalassero. Eh, già ti mandavano i fumetti gratis al piccolo berto. YouTube nel, nel 92 andava fortissimo. E li mandavano sì. per mail nel 92 <ride> per posta, per posta ordinaria, non elettronica. Io qui vedo un sacco di copertine. Che solo per, PDF, per, però, per, solo per le dischetti. copertine le metterai in ultima posizione. Cioè quando, ti... la dorme, quando la città dorme, è un po' ti somiglia un po' a dopo mezzanotte, ma not quite. Quindi la metterei un, una, una tier sotto. Quindi discreto o quasi perfetto? Uh, sì, dai, discreto. no, discreto, discreto. Perché onestamente discreto. a me quella mosca gigante lì, non posso mettere un, un, un quasi perfetto con questa copertina. <ride> cioè, non mi sa di una trama. Il castello molto... de... è il castello? Il castello della paura. Questo. E no, la è... dama in nero vanno nella stessa tier. E li metterei in quasi perfetto entrambi. Secondo me la dama in nero. L'ho letto. La dama in Sono nero, potresti avere un. Uh... Calo di connessione o no. un calo di connessione? No, eh, la no. in nero potresti averlo letto in un cartonato no. che avevano ristampato no. oh. di, rec di recente, tra virgolette. No, non, non li compro <ride> quindi. Non sai se è cartonato, se <ride> no. So, se l'ho letto, l'ho letto al suo tempo. <ride> Però mi dà l'idea, cioè, mi, ric mi ricorda qualcosa, così delle, dei, dei flash. È Flash, molto figo. E Flash e Zagor soprattutto <ride> Flash e Zagor ricordiamoli sempre <ride> sia regular che variant oh uh, ma anche cioè, la variant è wow certo. <ride> l'ha flexata fino adesso mm, no non ci avevo fatto caso in stavo in guardando che, cosa che bella è che me, che me non le non hanno cascia. mandate tutte e due ma mi hanno mandato un pacco unico e tu apri il pacco e dentro c'era un pacco chiuso e nella plastica tipo quello normale allora, guardo quello... no anzi no era quello variant Quindi, oh, io dico vabbè oh, quello variant poi c'è questo altro pacco dico ma chissà cosa c'è dentro questo altro pacco nel pacco e uno in chat mi scrive oh magari ti hanno mandato anche la versione normale io dico ma no dai non ha senso lo apro la ma, ma Luca te l'ha mandato anche a te no? yes ma pensa solo a me non l'ha mandato adesso farò un video no anche a me non l'hanno mandato faranno un video in cui, cui vi dissero l'ho chiesto appositamente e ho fatto oh, un'intervista. No, anche molto prima di voi la regolare non te l'ha mandata. No, tu? ma poi. Meno male che a me non l'hanno mandato. Mi hanno mandato, ma mandato se... solo la regular. Ah, ok. Altrimenti l'hanno mandato. No, no, a me non l'ha mandato neanche. me la son pagata io la regular. Ma meno male perché se guardi i numeri del video, ovviamente l'avrebbero voluto indietro. Quindi. No, la live non è andata malaccio. da no. È... Video ovviamente sì. Perché... Metti anche ragazzi, il castello... Ragazzi, sono anche due mesi che stanno a fare promozione. Cioè voglio sì, dire... Ma... Ci vogliamo dire di differente da tutti Tra l'altro dei... mi hanno anche rimbalzato. Cioè fatto. io dovevo fare la realtà settimana scorsa, poi... Mm. Sì, cioè la settimana prima, poi cioè, avevano avuto problemi e quindi me l'hanno... addirittura. l'hai fatto in live. Qual è slattato. il castello della paura? Eh, ah. no, la dama in... cioè, la... non mi ricordo quale dei due è, eh. comunque è secondo della prima fila, eccolo lì. Questo? Sì, stessa tier del, dell'ultimo che hai messo. Adesso salgo, Perché eh. è una storia in due parti. È la prima, prima storia in due okay. parti di, di Dylan. Ah, ecco, letto dalla chat in due parti. In quel senso avevo capito che c'erano due storie sì. in un fumetto. Invece quella è il 77. Che è forse l'unica. Che è più di 90. Diavolo il grande. Piazziamo diabolo dai. Che... Diavolo, io non l'ho mai me... letto. Ditemelo voi. Lo leggo adesso. <ride> Inizia con una donna letto, quasi Luca. nuda e un tizio con in mano un'ascia. Bello. Io mi ricordo perfettamente la copertina, ma ovviamente non mi ricordo il numero. Aspetta, è il numero 11. 11, vado a vedere. Mi aiuto, io mi aiuto un po' con la mia cartella. Ah, ok, quello lì davanti è il primo. Diavolo grande è questo prestigiatore che. Ehm... Ha una sorta di doppia personalità che alla fine non si capisce se è davvero una doppia personalità oppure c'è cioè un, un qualcosa di soprannaturale. Che praticamente per avere successo nei suoi spettacoli, ogni tanto deve uccidere una donna, fondamentalmente, ah. che però gli ricorda la figura materna, no? Non la, fig non la figura materna, ma che cos'è? Era tipo una, la sua ex o qualcosa del genere. C'era una qualche donna che lo bloccava e quindi lui continuando a uccidere donne. Che ricordavano che questa volta, eh. Ho trovato una tavola in cui inizia, che inizia con Dylan che suona il piffero e dopo il poco clarinetto. credo che il piffero gli venga suonato. <ride> oh. Così a occhio dall'immagine. Può, può essere. Io, sa io sapevo che ci sarebbe stata cultura in questa live. Esatto. Io ho appena <ride> guardato a che ora so è più. stata detta questa perla per far la clip. Dai, mettilo... <ride> Vai, mettilo a tutto schermo così ti bannano da Twitch. Ma no, ma non si vede niente, si vede solo la scheda di Dylan. Appunto, metto? ti discreto? bannano da Twitch per quello. Ti devi discreto? vedere qualcosa su Twitch. Mm, sì, discreto, discreto. dai, discreto. discreto. Comunque, praticamente, è un mix tra Moon Knight e... e Polka Dot Man di The Suicide Squad, che vuole uccidere la madre, no? Qualcosa del di... genere <ride> C'è un mix di queste due opere. Allora, cagliostro? Cagliostro a me quasi ricordo perfetto. che piaceva, ma non mi ricordo perché. Dimmi dove posso... Se vi ricordate, mica c'era il gatto Io... è la prima volta che. Sì, avevo... c'era il gatto. Mm. Cagliostro è il gatto della strega De F... Kim. Però eh. Cagliostro in realtà è un numero eccezionale. Perché eh. uh, è un Cagliostro è un tripudio di citazioni: Cagliostro è, è un meraviglioso tripudio di gatto. citazioni che ti fa ti fa sclavi a qualsiasi cosa esistente. Cioè Citazione a Taxi Driver, Texas Chainsaw Massacre, eh, Non aprite quella porta, eh, ti cita eh, i film, proprio i film di, di Groucho Marx, con lui che ha proprio lo stesso identico modo di fare dell'attore, con eh, battute a mitraglietta e quando gira per New York, eh, è molto divertente. Ah, è quando lui va a New York in nave eh, o qualcosa del genere? Esatto, e Dylan incontra H.P. Lovecraft... Che subito dopo avergli chiuso la porta, si fa sbranare da un mostro per nutrirlo. È meraviglioso, è un numero bellissimo. Io lo metto in bello da morire perché me lo, me lo stai ricordando. E... Sì. Luca te lo ricordi vagamente. Stai... Me lo ricordo vagamente: sfogliando. sì anche che lo sto sfogliando, quindi me lo devo ricordare per forza. Tu cosa dici, Luca? Lo mettiamo in bello da morire? Penso di sì, perché sto rivedendo quello che dici tu. Sì, sì, carino. No, no, Snitch si dice prendete il 300 e mettetelo da seppellire. Non è... Allora, qua non c'è il 300 perché ho messo solo i primi 100. Se no, morivamo. Però ho fatto altre tier list. Tra l'altro, magari prima che stacchiamo la live, vi, vi do il link. Così ve le, ve le potete fare anche voi a casa. Ve le, ve le spupazzate voi. Ve le Beh, siamo già a 18. Voi. Siamo già a 18 numeri. Sì, sì, dai, possiamo farcela. mi hai fatto contarli. 5, 10, 15, 16, 17, 18. Non sono bravo in queste cose. E... Ce ne sono tre, che sono 5 più 1, 1 ah, 15 okay. più 3, 18, ah. comunque. Allora... Si, concordo: il 300, anch'io lo metterei da seppellire. Posso, dire, posso dirne uno? La casa, la casa infestata, mm -hmm. che è il, il quarto dalla fine della prima riga, mm -hmm. Tu vai alla fine, poi vai indietro di quattro e trovi questo. la casa infestata. Questo quello questo. lì. Piazzo qui e poi. Quello è stato uno dei primissimi Dylan Dog che ho letto da ragazzino. E mi, e perché mi piaceva la cosa della casa infestata. Il mio problema con Dylan era che spesso i numeri non erano horror quanto volevo, perché per me l'horror era molto sovrannaturale. Leggere la casa infestata mi ha detto: compro questo. Però il fatto che io adesso, a distanza di Diversi anni dall'ultima volta che l'ho letto, mi ricordi solo una scena di quel fumetto? Forse vuol dire che non era poi così bello, quindi sì, si lo metterei indiscreto. Più, in più fattore nostalgia, mi sa. Io no, questo non, non l'ho proprio sì. mai, mai sentito. Luca, se ce n'è uno non che ti ricordi, magari che così al volo che poi io te lo cerco. Cioè, Vabbè, prendi abbia... Golconda e mettilo sopra in tutto. Eh, direi, direi di sì. È abb abbastanza facile. Direi come... sì. Cioè, con un come Golconda qua davanti. E c'è anche, anche Memoria dall'Invisibile. Eh, sì, 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 sì. Però... Penso che anche la chat sia sì, d'accordo. Golconda ce l'hai presente, Umberto? È super... No, assolutamente. No. Consigliato. La casa infestata l'ho trovata in Superbook cartonato l'anno scorso, usato per intendersi. E anche il buio. Quando, sì. quando mi mandavano... L'ho detto, mi deve arrivare uno scatolone pieno di Dylan Dog e di Tex. Prima sì, poi arriverà, c'era mio zio, 80 anni. Mi Prima okay. mi ha chiamato, però io il mio telefono lo tengo spento e quindi non so cosa voleva dire. Il forse buio direi quasi perfetto. Sì, quasi... Non lo metterei sì. in top tier, direi quasi perfetto. Perché mi sembra un, un, tra... un tantino sotto... Eh, Golconda sì. il lungo addio, cioè, per me, per me la, to la top tier vanno i capolavori. Sì, sì, esatto. Bello da morire è quello cioè, è capolavoro. Poi sì. ho messo morire perché c'era Delandò che volevo mettere la parola morire. Però sì, anche secondo me il buio è bellissimo, ma non è a livello di Golconda, Luca? Perché siete soltanto dei giovani inesperti. Sapevo... Perché il buio di Chiaverotti è un capolavoro. Lo sapevo sì. che non potevamo Luca, come la mettiamo. Io sono il, bu il buio. è lo so, è non scritto Starvi quindi secondo me assolutamente no. Cioè... <ride> il buio, per me, è proprio eccezionale! Ri ri il ritorno, no, ma il primo, sì il primo ecco è, che era un'altra domanda no, no, che, che volevo farvi: cioè, io ricordo, li ricordo bene entrambi, mi piacciono entrambi, però non perché, saprei darvi una però... classifica. Metto su è una delle prime volte che c'è un vero e proprio villain. Su, su quello è vero, cioè, è una cosa che spesso che... manca con Dylan. Però io faccio quello che dite voi, non è un problema. Siete voi, eh, ma il buio? Io l'ho che numero è? Io, in realtà, l'esperto è un verso. Io, io sposto in base anche alla passione che ci mettete nell'argomentare, quindi il buio: Ma il, il buio stato. che numero era? Il, il buio, buio è il 34. No, 34. 34, sì. Però Come potresti averlo vagamente ricordato perché c'è stato il reboot del buio eh, in quelli ma nuovi. Ma per quello, infatti. Il reboot del buio. No, però, che però non, non, aveva, non, non, non avevo modo di recuperarlo per cui... Non aveva senso questo qua. Sì, io ero riletto per quello. A meno che non, non ce eh, l'avevo secondo me è decisamente... Chiedono bravo, poi ci e poi mi Non sono mai riuscito a leggere lo stile Morgana. Eh, secondo me, prendi Morgana sì. e lo esalti all'ennesima pot all potenza. Golconda poi... è uno dei numeri più simbolici di Dylan alla mm -hmm. fine. Uno pensa agli omini con la bombetta e pensa immediatamente a, sì. a Dylan Dog. È stata tra l'altro l'ultima copertina di Claudio Villa per Dylan. Ah sì? Sì, ah, l'ultima, il 41. Dal, dal numero dopo, che non mi ricordo qual è, ha iniziato a farle Stano. Stano. La, la Iena. Iena. La Iena, sì. Sì. E, Tra l'altro Golconda avrebbe anche un sequel, che però se non sbaglio è dopo, il è dopo i primi 100, quindi qua non ci sarà, che è la quinta stagione. Dico sequel sì, eh, nel senso sì. che è molto collegato. Mm -hmm. Che anche quello, se non hai letto Golconda Sebastianic, ti consiglio sia Golconda che la quinta stagione, molto bello. Ma poi Golconda, io adoro, adoro la versione, la visione dell'inferno, perché alla fine Golconda non è altro che, che un uno degli inferni, uno degli non c'è un inferno, ce ne sono vari, no? Ci sono vari inferni, e tu dici in base a cosa vai. In un inferno piuttosto che un altro perché inferno è un termine generico. Inferno può essere anche un prato fiorito dove stai disteso al sole eh, oppure può essere le miniere di sale di Golconda dove vai a sgobbare per, per l'eternità. E in base a cosa dici ci, ci finisci? In base a come ti sei comportato? No. Esattamente come nasci, hai la possibilità di nascere in un villaggio del terzo mondo a morire di malattie dopo, dopo tre mesi che sei vivo. E, e, e hai uguali probabilità di nascere figlio di un miliardario, anche quando muori, hai uguale possibilità randomica di finire in un inferno bello o in un inferno brutto. Statisticamente credo che sia più facile nascere morti di fame che ricchi. Eh sì, statisticamente <ride> sì. sì. Io intanto ho messo il buio, il, il sequel del buio: che è una lama nel buio o qualcosa del genere, in quasi perfetto, quindi sotto il buio. Ci sono, mettere in discreto, addirittura no, non lo è... ricordo. Eh. Io vado, Mi fido. E ci ma chiede... per me sono più o meno lì. In realtà, sono lì. Mm. Poi al limite, sistemiamo. Ci chiedono dalla chat di trovarne un altro orrendo da seppellire. I vampiri. Oddio, fammi no, vedere. Ah, ce n'ho un. uno. No, i, i vampiri. Non no, dai. Piace? È brutto, i vampiri. I vampiri. perché non ti piacciono i vampiri? Mm, boh, Secondo me è un po' sbriluccica. No? Non dico banale, ma è, è un. non lo so. Non, non, ci, non ci sta bene quel tipo di, di storia su Dylan. Non lo so perché. Non ah. mi è mai piaciuto, non mi ha mai fatto impazzire. Oh, io ma... l'ho, è uno di quelli che... è uno dei pochi che ho letto anche da bambino. E ovviamente da bambino non ci ho capito un cavolo. Poi l'ho riletto. Non lo, so. non lo so, ogni volta che lo leggo, l'avrò letto penso una terza volta in generale. E ci ho trovato delle chiavi di lettura sempre differenti. Non so. Io Il lo numero 9. Met... Non lo so. Io. No, non riesco a metterlo da seppellire i vampiri. A ah, voi, voi l'avete letto i vampiri? Chat? Eh, fateci sapere cosa ne pensate. Io intanto lo metto qui. O se no, se a... curo, tu lo metteresti dove? Allora, io ti dirò, l'ho letto una volta sola i vampiri. Ah. E, e mi ricordo soltanto eh, che c'entrava questa droga che trasforma le persone in, in vampiri, ma mi ricordo solo quello. Però mi ricordo che all'epoca, quando l'avevo letto, mi era, mi era piaciuto. E poi i vampiri è uno dei più rinomati eh, tra i primi cento, quindi non. Eh, non direi di sì, metterlo basso non pensavo basso. che non ti piacesse Luca. Boh, è praticamente questa droga che ti fa eh, sì, sì. trasformare in vampiro in, in modo estetico se tu la, ne fai un abuso ma come primo effetto ti faceva anche vedere chi è davvero un vampiro nella società, perché ci sono davvero i vampiri mm. che vivono tra noi, per citare un altro allora. numero ma non si vedono e questa droga te li faceva vedere e... non lo so a me non, non mi ha mai colpito questo numero eh, saranno... Una cosa mia. Allora, io faccio media e lo metto su discreto. Perché per me è molto bello. Però appunto non, non, non lo metto oltre perché lo, lo vuole seppellire Luca. Quindi non posso <ride> Leviamoci il numero 2. Sì. Leviamoci il Leviamoci numero 2. Il Squartatore. Che io non ricordo. No, sì no, lo ricordo, lo ma... ma... non è male per ma... ma me. C'era il plot twist finale che poi dovresti avere... È paro paro? È eh, paro paro al numero... all'inizio del numero 3. Delle... Scusa, è paro paro mm. all'inizio del numero 400. Sì, è ovvio. Sì, sì, sì. E quel colpo di scena. Io è sì, vero, è vero, vero che il 403 era tutto. Cioè, iniziamolo così e poi facciamo tutt'altro. Cioè. Sì, esatto. A me, già lo squartatore ma... è piaciuto. Ma no, in realtà è, è, è ci sta perché il numero 403 non si chiamava Jack lo squartatore no, no, si chiamava un... la lama, la luna e l'orco La luna e l'orbo sì, 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 un no, univa più numeri. Univa più numeri, sì, è vero. Era, che univa anche quelli dopo dei Valdelli Cantro. C'era anche una. parte... In un sogno, Dylan vedeva una parte del numero 3, vedeva il finale del numero 3. Direi discreto, sì, dai, discreto. Discreto? Mm. Sì, perché è quasi perfetto, cioè, metterlo a livello di. Eh, del numero 100, della Dame in Nero, dei conigli rosa? No, no, assolutamente, assolutamente no. 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 Robialle ci chiede. Ai confini del tempo, Ai confini del tempo che no, non, se non vorrei diffondermi, non è il 50? Vediamo, vado subito a vedere. Ai confini del tempo è il 50, sì, sì allora okay. sì, ah sì, è quello col dinosauro. Non l'ho letto, mi lo rimetto viene. a voi. Lo, intanto lo piazzo qua in fondo per comodità mia. Luca, tu cosa ne pensi? Che non me lo ricordo. A me <ride> piacciono i dinosauri, quindi almeno, almeno discreto, è <ride> eh beh sì. <ride> Ma in realtà ai confini del tempo è semplicemente c'è questo nuovo grattacielo che stanno costruendo, e, e in questo grattacielo ne, ne succedono di tutte. Uh, e si scopre qualcosa che adesso non mi ricordo, però si sì, appaiono anche dinosauri nella storia, ma appare un po' di tutto in questo grattacielo e c'è Lord Wells, se non sbaglio. Sì, c'è Lord Wells. C'è Lord Wells che fa, fa le sue cose. Non è un grande numero ma non è neanche terribile ma in ogni caso sì. lo rivenderà al safara perché mm. è sicuramente sotto cioè, è sicuramente è sotto c'è Wes, c'è il viaggio nel tempo ci sono anche apparizioni di dinosauri è praticamente una puntata di Flash della CW fondamentalmente <ride> praticamente, sì. Sì. praticamente comunque ci sono, ci sono i, i disegni di piccato che sono meravigliosi mm. questo proprio, forse ce l'ho nel formato a colori devo andare a vedere eh, allora, io vorrei cercare anche qualche altra perla da mettere su: Che è qua qualcosa di innegabile. Tipo Johnny Frick. Cioè stiamo a Frick, discutere, vale. però non lo vedo al momento. Ho, ho sotto mano partita con la morte. Cioè, il Fantasma di Anna Never. Ah, adesso appena lo becco, ah, appena lo becco, lo, lo mettiamo. Eh, partita con la morte. dove Partita lo con dire? la morte di schermo. Discreto? Io lo metterei in discreto. Sì, non, non mi ha mai entusiasmato. Allora, io personalmente lo metterei in discreto perché capisco che sia scritto bene mm -hmm. ed è divertente da leggere, ma non mi ha mai entusiasmato così tanto. Tanto che anche il suo remake nel, nell'ultimo sì, di Landolk, non... no, sì, bello, no. ma non, non mi ha fatto morire. Luca? Ma questo è proprio un parere personalissimo. Io l'ho appena riletto perché per... me, me lo sono letto appunto per vedere quello. A me è piaciuto è piaciuto parecchio, è piaciuto proprio l'interazione che c'è stato, ma a me è piaciuto anche l'ultimo numero che appunto era il remake che non è piaciuto a tanti, quindi non è che faccio molto test ma a me poi oh, anch'io lo metterei in quasi perfetto non era male quel numero, cioè, io per, per motivi, lo metterei lassù, per motivi però... diversi ovviamente dai conigli i uccidono però boh, è una delle prime interazioni con la morte se non io mi ricordo che quando lo lessi la prima volta, questo me lo ricordo non riuscii a capire proprio fino alla fine che cosa, di, che cosa fosse e quindi mi, mi colpì per quello. Io lo metto lì stavolta. Lago della bilancia pende più verso Luca. Io so, mi, mi sto rendendo conto che sono un po' lago della bilancia tra Luca <ride> e Curo, oh, Goblin. U Goblin e Umber Umberto è la bilancia, <ride> è proprio la struttura. Goblin, Goblin, metti la verba di questo in. episodio. Eh. Ehi, amici del pubblico. Goblin penultima tier. Allora. Goblin sopra discreto. Come. Mi pare che c'è quello che ti sta dicendo di Goblin. Come? come sì. sopra discreto, le... in che senso? Anche io se sento come un cuore di <ride> Ma aspetta, Goblin, goblin. È questo, dove sto io? Dove sta? Qual è Goblin? No, no, quello quello è, già che è quello con l'aliante verde che lancia le... <ride> <Okay>. <ride> Eh, a, a destra di quello, vai a destra di quello. Ah, ok, ok, l'ho visto, ho visto. E eh, mi dicevi Eccolo dove, lo, lì, dove lo metti? Io non l'ho letto, eh, Goblin? Goblin va assolutamente via, via. Eh, in perfetto. Assolutamente. Ha scritto Chiaverotti. Sì, è, è... bello. È, no, è fenomenale. Poi parla de dei rischi della scienza... E a me dell'etica de, 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 de scientifica e quindi a me è un tema che fa impazzire quindi assolutamente deve andare mi, lì mi fido e me lo, al punto che me lo vado a leggere ai confini del tempo non me lo ricordo per nulla stavo recuperando allora poi cerco sempre di trovarne un altro da mettere in da seppellire tipo questo con l'occhio che è? Come sta sa quello con l'occhio in fondo è tipo il non è il Oddio, 98 io che è quello quel... con la svastica, piacerà a J-pop um, scusate è <ride> 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 Pi piacerà all'illustratore di J. Pop. Non me lo ricordo no, 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 no piacerà il grafico di J-Pop. È diverso, <ride> ehm... no, quello non me lo ricordo. Sinceramente, quello che non mi ricordo nemmeno Attiamolo che titolo parate. è. Manco io, boh. allora. Eh... Ah, eccolo qua. sì, quello con la svastica, non l'avevo visto. Allora, allora 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 intanto io continuo a guardare dove cacchio è Johnny Freak dai, Johnny, al Johnny alzati un attimo in piedi. Ah no, ah, scusa, fermi eh. tutti. Ce l'ho qui lo sguardo di Satana. Ammazza. Eh, Quindi è, è, il un 98. è un rettiliano, mi ricordo zero di quel numero. Caverotti dall'agnol. Io non me lo ricordo proprio per niente. Se volete, io ho, un, ho sotto mano un uh, La Iena e notti di luna piena, Jekyll. L allora, notti di luna piena... discreto. Sì, Sì, dai, discreto. Caccia le streghe adesso ce sì. lo mettiamo, aspetta, aspetta. La Iena no. La Iena no, nel senso che è peggio? No, sì. Non me lo ricordo, assolutamente. Forse addirittura non l'ho letto, l'ho sfogliato, non l'ho ancora ho Anche un qualcosa col crepuscolo e eh? non so se è il ritorno al crepuscolo o la zona del crepuscolo. Questo qua, da quello è, ritorno al... Quello è, ritorno, è ritorno, al ritorno, ritorno al crepuscolo. sì. Io non saprei, no. Io sì, ho letto il ritorno e mi è piaciuto. Non mi ricordo la zona, se l'ho letta. o... Mettilo in discreto il ritorno al crepuscolo. Discreto non è male, ma ovviamente si sì, è discreto. Uh -huh. Stiamo ragionando sui io... primi cioè, cento e ce ne sta uno solo da seppellire. Che è morto. Quindi hanno ragione quelle che. <ride> Che Posso dirne un altro da seppellire? Come no? Anzi, lo chiedono il allora. numero 9, l'ultimo, l'ultimissimo che c'è in fondo, quello questo. che è proprio in fondo, alfa in fondo, e omega? Hai ragione. Alfa, e... alfa e omega è brutto. Alfa, alfa e omega. Giusto, sì. No, aspetta, non è questo. Alfa e omega, Mad Madonna beata è da seppellire. Aspetta, che mi guardo come Qual la. Quella è, è, è la donna beata, no, a di... eh? non era un'esclamazione. Ah, Madonna beata realtà, era sì. tipo Cristo Santo. Esatto. Ok, scusa. Per 19. le tette di Marica <ride> Elden Ring: c'è nel gioco, ma sai che non lo vedo. E Chi lo, chi lo dice? Quale NPC lo dice? Lo dice il bandito che si i gamberi A un certo punto dice per le tette di Marica. Beh, una bellissima esclamazione, la userò allora, sempre. Che è tipo come dire per le tette della Madonna, una roba così più o meno. E eh, qua non è rimossi per... da Twitch. Eh. Basta. Eh. No, eh, fortunata, sì, fortunatamente è, cioè... Twitch è, è ateo. Poi in Italia è legale bestemmiare la Madonna, non puoi bestemmiare Dio. È vero, ah, è vero. Comunque, sia sì, alfa e tu Omega, Marina. ultimo. alfa e Omega, ultimo, ultimo, ultimo. Ma è, proprio... è così ultimo che non lo vedo io, ragazzi. È ultimo, è tutto, è tutto a destra. Poi non era una bestemmianza. Ah, scusa, eh, non, non, non avevo capito che era ultimo anche in quel senso. Eccolo qua. È ultimo in tutti i sensi. Ok, Eccolo, ok, ci quello, siamo. Quello poi... è lì perché quello è, è terribile... È ah, Dylan Dog Vedo gli uccisori. E... Vedo gli uccisori. Aspetta, nel è senso che lo vorresti... Ah, ok, eccolo qua. Sì, discreto. discreto: anche di più, sì. no, io lo, ri... lo rivenderei al Safara, No. Sì, sì? No. sì gli uccisori. Sì, gli uccisori no. Secondo eh, me quella Filippi che hai fatto prima al tempo era una cosa al non tempo. Fatto, ma non ha fatto niente, niente. ma no, Ma scusa, c'è un Dylan Dog che non è Dylan Dog, che alla fine uccide. Eh, che c'ha la, la sua barchetta sul, ta sul Tamigi cioè quando mai Dylan Dog dopo quel numero ha usato la barchetta sul Tamigi <ride> non me la ricordo oh, perché, non era, non... perché era il simbolo proprio di quello che era Dylan Dog allora era un casino ma... terribile ma è terribile Luca non c'è pe pensiero non c'è niente dietro questo volume io lo metterei, eh. e uno lo dei... metterei nel rivendere al safarà perché indiscreto, iniziano a essercene troppi <ride> sì sono d'accordo <ride> non va bene questa cosa <ride> Ah, poi ho visto, ho beccato un... Um, l'ultimo uomo... No, cos'è? L'ultimo uomo sulla Terra? Cos'è sta roba? Questo che sto alzando. Ah, no, è dopo il 100 l'ultimo uomo sulla Terra, non può essere quello. Questo ah si sì, è vero. Sì. Ma non è dopo il 100. No, 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 no è il 77 l'ultimo uomo sulla Terra. Che è quello che ha anche due storie, la seconda cosa. Ma è qui. Che però è discreto. Cioè, secondo me è discreto questo. Sì, sì, bellino. Quella... No, io lo metterei più su. Più su, no? Del Ma è quello sì, che... Anche quello che si altalena al ricordo cos'è il sogno che va avanti sì. nel tempo torna indietro, quello lì? Che non si capisce se su sta sognando quando è nel presente. me lo ricordo poco, sai. Perché se è quello... Poi è piccato. Cioè, praticamente è tutto quasi perfetto, su. <ride> <Sì>. <ride> no. Cioè, l'iscritto è un bel fumetto, che però non è... Poi facciamo fare una mini classifica di quelli dal 400 in poi a Umberto. Solo Umberto. Ma sì, dai, facciamo anche quella, perché sennò. In un nuovo è... episodio, magari. Sennò so se viene se puoi, questa dire, questa no, viene troppo pronta questa live. Hai ragione. Hai ragione. <ride> sì, è 23 che ah, beh, è vero, è vero, è vero. No, per culo no. Sono passati 5 minuti. C'è Gran Guignol. <ride> Ti sto deliberatamente ignorando, Luca. C'è Gran Guignol in, in dai, sì, dai culo. Abbiamo fatto live più noiose. Eh, sì, tipo ieri sera. Cosa avete fatto ieri sera? <ride> Al almeno. Almeno stasera non dobbiamo guardare un video. <ride> che cazzo? Cosa... Almeno stasera possiamo parlare, Umberto. Sì. No, <ride> zitto, no, no, stiamo parlando di altro. Eh, allora, innanzitutto devo dire, uh, sì, grazie per essere qui. <ride> non, non noi eravamo come sempre tutti lunedì in live da Astronomica. Sì. Ah. Solo che ogni tanto a Simone gli vengono delle idee geniali di, di format e sarebbe meglio di no. Gran Guignol che è tipo il terzo dal, dal, Dalla fine della prima fila Questo? Con questo fantasmino? Eh, quello, sì, quello col, che poi non è un fantasmino Sì, quello Beh, lo sì, metterei Quello così. lo rivenderei al Safarà tranquillamente okay. Ci vediamo Io non, sì, non faccio non domande voglio. Se non, non ho la, la minima idea Tipo io potrei Qualcuno mettere Qualcun altro l'ha letto? No, Gran Guignol no Gran Guignol. Assolutamente okay. no io potrei essere abbastanza rigido su... Ecco, uno... caccia alle streghe che ci chiedevano e, e finalmente l'ho trovato. Io ricordo... Quello che... con chi cassa... tier. Quello con chi cassa... Caccia... <ride> che è il cervello di Krill. Caccia alle streghe, devi fare un altro tier sopra, bello da morire. Eh sì, pure secondo sì. me. Lo metto qua. Tanto caccia che... alle streghe, top tier. È assolutamente. assolutamente. No, SS è bello, bello. È vero. No, no, bello. SS Umberto. <ride> Mi <no>. socio. <ride> Ma, ah, si si discorso, chiamano così in genere eh. cose. allora ci chiedono un consiglio fumettistico Marvel e DC. Ma sì, perché no? Tanto siamo tra amici, cioè, chiedi questo: Fum fumettistico DC, Zagor Flash, un fumetto molto, e ovviamente Marvel, X-Force, colpo mortale <ride> il capolavoro di Rob Liefeld, ma... scritto da Rob Liefeld, disegnato da Rob Liefeld con tutti i personaggi più avanti che, da sono Rob che Liefeld, hanno la faccia di Rob Rank, disegnato di da Rob Liefeld. No. Mi hanno detto che a Rob Liefeld struzzo. è piaciuto un sacco. È <ride> il miglior fumetto dell'anno, Rob Liefeld. <ride> Ma devi capire che allora... Col colpo mortale era... è meta testuale, no? È un titolo autoriferito. Ho vinto una scommessa con il mia madre. Ora Luigi. un budget che va dai 50 ai 70 euro da spendere in fumetteria, che consigliate? Mi raccomando, ma prenditi Iron Man Extremis se ti piace Iron Man, che è una delle robe che chiunque può leggere di, di Iron Man o oh, Invincible, eh, però, però diceva Marvel di sì. Di ma, e... ma chi se ne frega di Marvel di Discovery? No, no effettivamente, euro, effettivamente. effettivamente. Di <ride> o se no, non lo so, se non hai mai letto Hash, ci può stare. Non so, non costa. Oh, se non, non hai mai male. letto. Se non hai mai letto, A questo punto è l anno l anno o hanno 1. Dipende da, da, da. Graficamente io preferisco Ash come disegno, si sì, Jim Lee però è anche un Jim Lee banale. Ma no, costi, però c'è Jim Lee è, non è, è mai la, banale. però c'è la qualunque se uno vuole addentrarsi, c'è un po' la qualunque come. No, no, ma ci sta Ash, è un ottimo, è un ottimo entry level per Batman, senza dubbio. Mm -hmm. Letto ci dicono. Allora. Forse è la Catwoman più bella. Adesso ve lo do io un consiglio su Marvel che non va aspettate, mm. bello, concordo, concordo, ah, niente presente. male. L'immortale Hulk. Ah, Hulk di Coso. Eh, un... eh, in... Tutti i volumi, poi e non li trova. Poi... Non sai che l'uno manco si trova. L'uno non si trova, ce l'ho solo io. Dopo <ride> no? diamo l'indirizzo Adesso... di Luca che. Stofonato. Te lo viene a rubare in presta, o se no te lo recuperi in spillatini si sì, spillatini ah, eh. si trova ma no ma aspetta che arriva l'omnibus tanto ormai è finita in Italia aspetta che arriva sì. l'omnibus tanto prima o poi arriva comunque posso dire una cosa Fabio Come no? eh, terza primo della terza fila il mistero del tamigi Ah, sì. ma non è no cioè, scherzavo eh, no, il, ah, no scusa, non è, non è più il, cosa... il, il, adesso. È il secondo della terza fila non so perché si è spostato ok perché fa le cose, tocca. Esatto, eh... io nel frattempo tocco. Il... Ok, questo di me è Quella ta... è la seconda. No. Della te... Eccolo lì, il mistero del Tamigi. È molto bello, è molto horror, è molto inquietante. Lo metterei in quasi perfetto io. Lo ricordo anch'io molto bene. Io non so se l'avete la la uscito di voi. Pensavo che alla fine te lo uscivi. Io lo metterei da seppellire. <ride> è molto bello, <ride> no. però, però fa che... <ride> Non no, hai fatto proprio bene. Invece... Io, io mi valuterei chi casca. Perché... Questo qua con eh... chi cassa, come dice lui, che presumo sia questo, perché anch'io ci vedo chi in questa, in questa copertina. Ah, sì. Quello cos'è? Doc... Eh, doc... È qualcosa no, con Killex, il cervello di Killex È quello del cervello di Killex, è discreto. È, no, bello, no, è vero sono... c'è una tipa senza carota cranica o sbaglio? eh sì forse è lì che è il cervello di Killex probabilmente c'è stato un, un, tra un, un classicissimo un loro... trapianto il di cervello Cerv di Killex Kill è a lei che viene trapiantato ehm, una parte del cervello del, di questo eh, pluriomicida che è, si chiama Killex che neanche la ma giustamente Giustamente, e praticamente dopo un po' che hanno fatto questo trapianto, dato che questo comunque era un condannato a morte, ricominciano eh, a succedere degli omicidi con il modus operandi di questo, Ma come, di questo serial killer. È come killer. il trapianto di capelli dei Simpson come quello Simpsons, quando... esatto? È come il trapianto <ride> dei Capelli cosa. dei Simpson. <ride> Ci sono che se ti un pezzo di cervello effettivamente sempre che sia possibile è credibile che hai poi qualche esatto. strana influenza esatto. ancora la mano quella della mano è un po' la più classica la mano sì 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 la mano è storica eh, qua c'è la scogliera di qualcosa che ho letto e mi piace ma Comunque, ho... di recente ho scoperto che ho Ash tipo quattro, in quattro edizioni diverse <ride> Sì. non me lo ricordo la scogliera onestamente però Come non è di discreto aiutarmi. bello ma non più di discreto cioè se i vampiri è indiscreto anche la scogliera non può salire ma la poi... scogliera degli spettri? Mm. sì c'erano mica le due cugine le due sorelle che si parlavano male tra mm, loro qualcosa cugine. del genere qualcosa del genere ve la... adesso sì, ve la butto. devo lì. fare una ricerca sul sì. Giappone per capire se in Giappone è normale che i cugini si sposino ma dai non è ci metti due secondi non sono gli stati centrali degli Stati Uniti quelli eh, sì. no ma perché recentemente ho riguardato Sao e c'è tutta questa cosa in cui la sorella è innamorata di lui però poi scopre che è suo cugino in realtà non è suo fratello e allora va bene. E allora si può fare e... Ma penso. No, io sapete di chi è sto numero? è ma... comunque tuo cugino primo ma... nope. di sclavi Medda no. Serra e Vigna ah ma l'area è brutto non è di sclavi, è di sclavi. mettiamolo subito è, in e gli segni sono di Ambrosini cioè Prima incubo di, di una notte vero. di mezza estate, discreto, discreto sì, concordo, anche solo per il titolo che è bellissimo, il titolo, il titolo di una alza notte di molto la posta sì. sì, secondo me ci prova, cioè è un, come si dice, è un non senso alla Morgana ma non è voluto. È quello, del, è quello con Dylan che mentre guida nella brughiera dalle parti di Stonehenge sì. si imbatte in quella ragazza che era scappata da una sorta di sacrificio umano diciamo di che è quello setta, dei manichini sì, quello, diciamo quello dei manichini così si capisce allora, è, quello Spoiler quello, out of Come? è quello che ha ripreso nel ciclo 666 è quello che ha ripreso nel ciclo 666? oddio no, cioè, sta... no, no. io l'ho rivisto l'hanno ripreso questo L'hanno ripreso sì, ma forse no, non è so successivamente ne... al 666. Non so in che numero? Non mi ricordo. Non l'hanno ripreso in un Color Fest? O in un. Ah, sì I colori della poi. paura, sai che ne hanno fatte diverse varianti. Anche del numero 1 nel Color Fest l'hanno riscritto. O mm. quando c'era anche il nero della paura, che hanno rifatto. No, i colori che... della paura. Non, non si può dire. Tanto, Che no. poi scusate, I il nero della paura, il nero della paura da, che era una cosa della Gazzetta o del Corriere non, era, non dovrebbe essere tratto da qualcosa? Da cosa era tratto? Il nero della paura erano tutte quelle storie fuori, um, fuori serie, tra virgolette, quelle stampate un po' di là, un po' di qua sulle riviste, sui ah. numeri speciali, sugli, sugli, sugli albetti gratuiti, okay. quelle cose lì perché so che le cose della gazzetta non erano comunque originali, i colori della paura. No, solo una pesto. era originale. Solo una della gazzetta era originale. Il primo numero dei colori della paura era un inedito, ma solo il primo. Ed era quello del primo numero di Dylan Dog, rinarrato, rinarrato dal punto di vista della custodia del clarinetto. Sì, è vero, mi era anche piaciuto. Dio aveva un punto di vista fondamentale, la custodia. Eh certo, beh, un punto un di vista la che sicuramente scuola. mancava. <ride> Allora, il primo numero che ho letto. Io il male, quindi eh. io mi astengo. Perché io ho un fattore nostalgia. Qua c'era una un cobra. Fine, eh, quel mostro se... era. C'era una sorta di e... stallone cobra, qua. Ma, Ma copertina altro... sembra bella vederla così, però non capisco niente. È se qualcosa. Anche lì bella. il male è qualcosa di scientifico. Eh, se non sì. sbaglio, è tipo una coltura batterica o qualcosa sì. del genere. È scientifico. Quindi... Io lo metterei qua, ma solo per nostalgia, ovviamente non è assolutamente. Mi ricorda un po' pizza, Margherita, però. Direi... Sì, no, anche... bello da morire, no. No, dai, bello da morire, no, no, dai. Io lo metto in quasi perfetto. Per, per il, il plot twist finale, non so sì. se. Luca, non so se te lo ricordi il male. Stai sfogliando? Vedo <ride> Vedi i colori lo sto uguali. Sto sfogliando. Iscrivi a Brindisi, sai che c'è, questi numeri hanno dei disegnatori che sono fenomenali. Sì. Vedi come è comodo avere pochi fumetti, che ce li hai tutti vicini. Perché sì, a me li regalano tutti, quindi per quello sono pochi, non li compro, lo sai benissimo. <ride> Ma poi a me piace che per Umberto quelli che ha Luca sono pochi fumetti, <ride> quando in realtà magari no, per qualcun altro sono longissimo. un casino di fumetti. <ride> Era un dissing. Ma tra un po' inventeranno un comando. Di che... <ride> che lui dirà: Alexa, oh, portami oh, di land oh. numero 51 e, e fluttuerà nell'aria <ride> dall'altra stanza. Beh, è comodo, però scusa senza andare a rumare dietro gli scaffali. Esatto. Oppure Alexa, dove cacchio è il numero 51? Poi mi alzo io. Però, intanto, dimmi dov'è qualcosa del genere. Allora eh, Umberto uh, un, però, okay, sì, qua sotto noi. Dai, dinne uno, dinne uno, guarda questo. So. Eh, Ma inventati, 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 Mi piace molto quello con il lupo dei cartoni animati che ho visto eh, prima. Infatti eh, cos'è... Eccolo, so. quello, so. quello è, è il quarto ombre. della terza fila. Eh. Questo sì, col, sembra il lupo cattivo dei tre porcellini. Non, non è un sequel dei conigli e rosa uccidono questa roba? Non è qualcosa sì. del genere. Più eh. o meno. Eh. Quello lì, io ce l'ho no, in, in due... No. Ce l'ho. In un'edizione fighissima che ho trovato a tipo 3 euro. È questa edizione che quando c'è stato il boom di Landog, lo stampavano ovunque in anni 90, ma avevi tipo, 12, avevi tipo meno due anni tu. Sì, ma io, infatti, l'ho recuperato postumo. Non è che a due anni <ride> sono andato in edicola a prendermelo, gattonando. e, e Era uscito con tipo Il Corriere della Sera, questa edizione che era praticamente un. Un, una, scato una scatola di cartoncino che tu aprivi tipo cartellina e dentro c'erano tutte le tavole ma formato tipo quotidiano. Mm. Erano sono... gigantesche e dietro c'erano anche tre litografie. Che storia! Di carta, carta buona, però che cioè, bello, molto figo. Eh, era ammuffito da, da morire. Eh. cioè lo tengo perché è di Landog. Però è, è, è fatto di muffa ormai. Quel, quel fumetto lì non so dove l'hanno tenuto, però. <ride> Però è bello, è bello averlo così. Qualcosa di cui abbiamo parlato nella live di Landoghe e L'arte, ma che io devo ancora leggere? È La Clessidra di Pietra. Che non, non so di cosa parli. O forse l'ho letto e non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Manco io. Niente, ritorna giù. E sì, che anche in quella live ero andato a vederlo perché non me lo ricordavo. <ride> eh <sì>. quindi, <ride> quindi ho un'ottima eh, memoria: quindi vuol dire che è dimenticabile. Però, vabbè, Frankenstein che l'ho letto da bimbo, e quindi ho un un ricordo molto vago. Questo qui... Dov è? Dov è? Questo qui. Muovo un po' di più il mouse, non so se si vede. È prima fila adesso che l'ho alzato... Ah, sì. Penso... È di che chiaverotti. Può essere. Penso di sì. Non lo se non lo ricorda nessuno vado oltre. O Memoria dall'infinito? No, infinito, ho no quel terrore dall'infinito anche l'ho letto da piccolo. 60-62, qualcosa del ma genere. Ma alla fine, prima abbiamo nominato Quello dell'Occhio, ma non l'avete inserito. Eh, non so. Che cosa? Nessuno l'ha inserito. <ride> ce l'aveva è... lì? si sì, questo qua, che adesso è il secondo. Che è il 90. Sì, ma l'ho pure sfogliato, ma è come se non l'avessi mai letto. Quindi, Quindi mettiamolo da seppellire, e via. Sì, anche quello potrebbe essere un'idea. Potrebbe Almeno. essere un, un indizio che è sepolto, quantomeno nella nostra memoria. Quindi si finisce qua. Gente che scompare, gente eh, che scompare è in terza fila, che... ed è, che è, è a metà della terza fila. Questo bianco è gente che scompare? No, sotto sotto sotto, no, no. sotto, sotto. questo? La terza se... fila è quella che viene dopo la pr cioè prima, seconda e poi la terza. Te eh lo so, ha detto sotto. Gente che scontare <ride> è l'introduzione di l'introduzione di Safarà. Quindi lo metterei, lo rivendo al safara non scherzo. È un, è un bel numero e lo mettiamo Così. Io lo metterei in discreto. Discreto? Quanta, dis quanta discrezione discreto. che c'è? C'è tanta discrezione. Cioè, beh, la media scontare, alla fine sì. sono i numeri sì, medi. Ci sta, ci sta quelli che si leggono però non so neanche io, già, io ho beccato un oltre la morte e lo vado a piazzare eh. vado a piazzare un oltre la morte così tanto no sì effettivamente mi sembra esagerato io, io sono d'accordo eh. perché il canale è tuo <ride> direi quasi perfetto ma non a livello di, non è a livello Morgana. di, di invisibile, no? ma è no, questa cosa no. che c'è, questa Brie Daniels che, boh, francamente un po' detestavo nel numero 19 che me la, me la trovo... Ah, in... ecco perché ti piace. <ride> no, perché me ma la trovo mi... nel letto morente, quindi se mi, mi sento io una merda, no? Mi sento io una merda, pens... ah, cioè, anche se è un personaggio finto. Però, boh, magari io mi fido più della tua memoria, cura, Hai dato prova stasera che la potrò tanto... è più forte. Da... Ma in realtà è la mia opinione, cioè è la mia personalissima opinione. Puoi anche dissentire. No, Prima però... e seconda tier, praticamente è la stessa cosa. Eh. Cioè, state, fate... state facendo delle capanze che non, non, non esistono. Prima e seconda tier never? è la stessa cosa. Anna Never metti mettila su in tutto e... senza neanche passare dal via. Sì. Ma stai scherzando? No, dai su quel piacere, però Anna: Anna Never, Anna Never ti dirò. Eh? Io ho preferito il 404 eh? Anna per sempre se proprio li dovessi confrontare. Ma, ma perché Anna Never? Scusa, perché in Anna Never così okay. in alto? Luca, perché ti piace così tanto Anna Never? Forse è nostalgia, Forse eh, è nostalgia. quando si raggiunge una certa età è normale. <ride> È che io a livello di storia in Anna Never non ci vedo niente che lo, lo possa qualificare come capolavoro nemmeno io, e anche io l'ho letto, letto però sinceramente non me lo ricordo così bene, anch io l'ho letto quando ho letto il 40, ciao Dario. scusa hai dis disegni non ti avevo letto. Ciao Dario. Hai i disegni di Roy, hai i disegni di Roy, e quindi è bellino. Cioè, i disegni di Roy sono belli, però è un Roy che disegna. Di è, il è, la prima, è il primo sì. di Landog disegnato da Roy sì, in sì. assoluto è un roy che si trattiene e, e... Non, non, non si nota tanto roy non, non è che si trattiene però forse non ha ancora sì. la mano che, che, che poi acquisirà eh, quindi io non, non lo metterei top tier mi dispiace sì, però assolutamente forse no è non è vero un fattore nostalgia perché io non l'ho letto ai tempi l'ho riletto col fantasma con anna per sempre e non mm. l'ho trovato il massimo però io la nostalgia ne tengo conto perché l'abbiamo sfruttata anche in altre occasioni quindi lo lascio Vabbè. Lo lascio con riserva. Bravo, Bravo lascio, lascialo lì. Bravo. Lo lascio con riserva. C Curo come fa a venire sonno che ha appena bevuto una Red Bull? Perché, perché è assuefatto, quindi esatto, ormai è a della vita. non le sente sì. più. Il problema è se non le beve. Ho esatto. dormito poco stanotte, ragazzi. D I delitti della Mantide, numero 71, che sta 70, alla fine della terza 80. fila. 70. Alla 71. fine della terza fila, questo? Sem sì, non ce l'ho. Dai, che siamo quasi a metà. In sì, no. questo che sembra un attraverso lo specchio questo non, non è stato leggo. il mio primissimo Dylan Dog, in assoluto mm. quindi, il primo Dylan Dog. Quindi gioca la nostalgia, stato... i delitti dell'amantide È un numero particolare, soprattutto se lo legge un ragazzino di 11-12 anni perché è molto eh, spinto. Cioè, io, io una tetta sui fumetti ancora non l'avevo vista a 11-12 anni, una tetta, un, un seno nudo. Sì, sì. E, e mi, mi, hai presente tipo il numero 73 di Ratman? Eh, quando tipo Ratgirl, per prendere il possesso della rivista di Ratman, si alza la maglia e fa vedere una tetta ai lettori. <ride> e nel numero dopo c'è l'aftermath di tutti i lettori cosa hanno fatto. E tipo, il primo a vedere la tetta, la tetta di Ratgirl è stato un, letto, un, un lettore di, de, nella fumetteria. Che ha aperto il volume e ha iniziato ad avere le convulsioni e la bava alla bocca, e, e dei lettori di Lazarus Led sono intervenuti a stringergli la cinghia per non farlo soffocare, e, e quindi per, è stata più o meno la stessa cosa. Però a, a parte quello, è un bel numero perché praticamente parla di. E qui, e qui scopriamo che in realtà non è stato solo il primo numero di culo, ma è anche stato lo scopo, <ride> no, no, quello no. E, praticamente eh, c'è questa donna, questa mantide, che va a letto con gli uomini e poi li uccide. Classica, ma... eh, fondamentalmente, mantide, è, un, è una Giovese, serial killer che, che fa così. Dylan in quel momento, comincia a uscire. Dylan. Comincia a uscire con una tipa. Che hmm, quando la mantide fa i suoi omicidi, non si trova, hmm, ma si veste in un modo uh, intimo. Eh, tipo il intimo nero, hmm, come la mantide. Mm, però ovviamente c'è tutta la, so la sorpresona, no? E quindi... Cioè esce eh... con una... No, scusate, mi dissocio prima di farmi chiudere il canale. No, niente, mi stavo eh. facendo bannare da Twitch in Eterno. Esce con una? <ride> no, niente. Vabbè, puoi scriverlo dico... nella chat privata. Dico... Comunque è oh. un bel numero, lo metterei in discreto. Discreto, sì. L'avevo intuito, cioè ho intuito che il fattore nostalgia ha giocato molto, però... Non sì. l'ho sentito tantissimo nominare. E c'è anche il secondo Dylan Dog che ho mai letto: sta in prima fila ed è in seconda posizione. Il bosco degli assassini, tipo una cosa mai del letto genere. questo? Sì, quello. Dylan Dog si imbatte in questa tipa che viene inseguita il da un gruppo è? di assassini. Il dovrebbe essere il 72. Quello subito dopo i delitti della Mantide. Giustamente, non ce Giustamente. E la, la, Dylan allora. Sul momento mi era piaciuto, però a rileggerlo adesso mi rendo conto che non è proprio il massimo, quindi lo lascerai lì in Safara, uh, ogni quante Master. volte lo leggi li rileggi Dylan Dog? Ma in realtà, quando ho voglia, eh, ce li ho e lì sì. e se ogni... no? Beh, se ogni tanto ho voglia di, ad esempio, se vedo se butto l'occhio su uno scaffale magari c'è un numero che faccio questo di che parla e me lo, lo rileggo ma è che curo è giovane hai ancora spazio nel cervello Questo è il problema. sì ho ancora spazio nel cervello <ride> bravo sì come no <ride> <ride> vorrei averne molto di più di spazio nel cervello eh ma vedrai quando però è bello quando cioè, così dal, non so dal nulla dal sentimento prendi un numero di Dylan e, e lo rileggi io questa cosa l'ho un po' persa con Dylan io non ce l'ho mai avuta io non li ho. Poi in prima fila vedo che ce n'è un altro. Che è quello con il disco volante. Eh sì, memoria dell'infinito. Numero... Scusa, Terrore dall'invisibile, no. qualcosa del genere. No, dall'infinito. Terrore dall'infinito, dall sì. Terrore dall'infinito. Sì. Dall quello lì non è un, un numero speciale di per sé. Anche perché alla fine. Ti faccio un, faccio un piccolo spoiler: gli alieni non ci sono, eh sì. C'è mica questo eh, problema. Come spesso... Mm -hmm. Sì, esatto. È, un, è più che altro un, una falsa memoria che usa un, il protagonista per giustificare una cosa che ha fatto e, e con cui non riesce a venire a patti Sì, eh, c'è un che lo sta ri... troppo. Sì, sì. c'era nel, nella serie... In oro Tutte edizioni improbabili. Eh. Eh, sono, i, sono i classici di Repubblica seriosa. Bello. Sì. Questo è di Dylan Dogma cioè di tutto dentro. Ah, ok, ok. E poi, tra l'altro, ehm, quello lì, eh, Terrore dall'infinito, è la base, eh, il, il prequel, diciamo, la storia che viene prima eh, del mio Dylan Dog preferito in assoluto, che è Quando cadono le stelle. Infatti, un, un personaggio di questo fumetto poi ah. torna in Quando cadono le stelle, quindi non può, eh, non, non può essere meno di discreto per me. Io so che l'ho letto da bambino non mi è piaciuto perché ovviamente un bambino non lo può capire. L'ho un po' risfogliato, voglio rileggermelo bene, credo che gli darei un, un giudizio più che positivo. Robiane dice, più che spazio nel cervello, problema c è il anche tempo, è già situazione... difficile trovarlo per leggere cose nuove, tempo. figuriamoci per rileggere cose vecchie, per quello bisognerà aspettare la pensione, è vero, c'è anche lì il discorso... O la morte! O la morte, c'è anche il discorso novità, che è un po' anche un discorso che si fa con le serie tv a volte, io però... Io ho appena rivisto oh. tutto Sword Art Online, stagione Bene, in... hai di tempo. Eh, stagio... No, l'ho rivista in una giornata, stagione 1 mi è piaciuta. Ma sì, io, ragazzi, ho ragazzi... Se avete l'istinto di leggere una cosa vecchia, fatelo oh, seguite il cuore, no? andate a cercare sì, sempre il nuovo. Non, non sempre... Se vedete qualcosa di bello sugli scaffali, che siano i vostri, quelli di una fumetteria o quelli di un vostro amico, voi prendete giù e leggete. Sì, magari, poi al, massimo magari pagate, pagate legge. al massimo lo pagate se volete, ma sennò ve lo infilate sotto la giacchettina. <ride> Eh no, no, mi dissocio, mi dissocio. No, no, metteria, no, se è un amico però sapete, si distrae un eh, attimo. È un po' come ho fatto io a casa tua. Umberto, esatto. esatto, che è uno scaffale intero in mezzo, non se ne può accorgere visto oh. la quantità di roba che c'ha. Cos'altro c'è in prima fila che ho letto? C'è lama di rasoio, che lo rivenderei al Safarà. Qual è? Questo... Lama di rasoio è il terzo terzultimo della prima fila. Ok, ah, così ho indovinato, pensate ci chiedono senso. il titolo dell'auto che vola. Eh, l'auto eh, che vola? Ti ho, visto, ti ho visto morire. Non è che ho, ho visto, visto morire, morire sì, ti... eh, a... l'auto che vola, non Cioè, sì, È un autobus che sì. vola. È un autobus che vola. Ti ho presente. visto morire? È carino. Discreto. Ah, metà. quello. Cioè una... cioè, non avevo visto che c'era un autobus. Discreto, discreto. Ti ho visto no, morire come è sì. discreto anche accade Domani, che l'avevo visto. Forse su... siamo a metà. Ho visto Johnny Freak, Fermi Ho visto tu, Johnny Freak, Johnny Quarta Freak. fila. Quarta visto, fila terzo della quarta fila. Ho visto Johnny Frick. Eccolo qua. Vai, buttalo. Ah, si sì, è. In alto. No, ma questo è. è Johnny Freak questo? Io. A Safaralo lo rivenderei. No, terzo della quarta fila. Terzo della terzo quarta, terzo quarta fila. Della quarta sì, fila. Sì, ma non trattatelo so male, ma so male. Scusate, è un po' di scalculico. Ma... <ride> sì, esatto. Provate. Io direi direi almeno discreto questo sì, no, as... è il secondo della <ride> terza invece lo metto ovviamente dove deve stare bravo <ride> questo no, l'altro mi, sembra... mi, mi sembrava il cuore di Johnny ma il cuore di Johnny è dopo i 100 okay, okay. esatto okay, sì, il cuore di Johnny è dopo i 100 bene dai sì ma adesso tra, tra pochi 100%. minuti chiudiamo dai ne mancano solo 49 ma <ride> Allora andiamo molto spediti, quello, hai... quello che sta al centro con il diavolo, che è il sì. numero 6. Sì. Si chiama La bellezza del demonio, demonio sì. Sì. quello lì nuovo? lo metterei, sì. quello lo rivenderei al Safarak. Okay. Okay. So se l'ho letto, io. Sicuramente questo no, non mi ha fatto impazzire perché questo ce l'ho i primi 18 ce li ho. Accade sì. domani, eccolo lì. Accade domani Accade che è, che domani. è quello con la tomba, eh, che è que... Secondo, de questo, secondo, ecco. della sì. se eh, secondo, della seconda, questo che però, non mi ricordo sì. assolutamente. Quindi mi rimetto alla vostra. Accade domani. È bellino. Mettilo in discreto discreto, non... sì, qualcosa di individuo. quasi perfetto, o comunque qual qualcosa di top. Un così. Chiudiamo con un top. Vediamo. Il mosaico dell'orrore. A me piace, però non, non so se andrà sopra il discreto. l'ho letto solo io sto <ride> guardando no, il mosaico io li ho letti tutti solo che alcuni per, for per forza di cose non me li ricordo No, vabbè se non ti è rimasto impresso allora mm. è già un segno indicativo e <ride> eh, non è dispiaciuto forse perché qualcuno non so chi mi ha detto secondo me un film ideale per Dylan Dog sarebbe riprendere il mosaico dell'orrore e quindi me mm. lo sono andato a leggere effettivamente beh scusa storia di nessuno non la vogliamo mettere ma infatti però non ricordo la copertura sì, quella, quella, quella bianca in prima fila storia di nessuno va, ah, ecco. va in top tier quello sì, va sopra sì 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 decisamente poi ti mando uno screenshot Umberto delle, delle prime due tier così ti recuperi questi grazie come caldo sicuramente. Consiglio. No, magari tra mai. quelli che, che ti dà tuo, tuo nonno, tuo zio e mezzo non me deve dare tra quelli po po'. che ti dà tuo zio, se, com... se devi scegliere quale leggere per primo si compra solo sword. Su... Cos'è che ti hai ricomprato tipo Rising of the Shield Hero e l'eroe è morto? Si compra solo quelli, non hai della... consigliato tu Rising of the Shield Hero. Il secondo della quarta <ride> riga, che sarebbe questo, infatti, mi è piaciuto molto. È Zed, Zed, intendevi? Perché poi se, se li Aspetta. sfilo chiaramente si scalano, quindi non so se è lo stesso che intendevi Oddio, Zed è particolare. Zed eh? non l'ho letto. Zed è tipo Dylan che finisce in un mondo. Eh, mi, mi ricordo che c'è un, una sorta di mondo onirico e fantastico, eh, però mi, non mi ricordo altro di quel numero. Se intendevi quello, eh, Dario, vediamo. Nel frattempo. Però prima, prima di Z c'è Doctor Terror, già che invece è molto bello. Doctor Terror è prima di Z ed è bellino, lo metterei in quasi perfetto. Cioè, questo con la sua... Perché anche lì si, si, si parla di, di nazismo, della questione razziale, dei neonazisti, eh, gli orrori dell'olocausto. È molto... è bellino, bellino, scritto bene anche. Bene, bene. Chiaverotti, se non sbaglio, o Osc Sclavio Chiaverotti, uno dei due. Okay. Poi di questi io mi ricordo anche Il, il Ritorno del Mostro, che è il numero 6 eh, o 8. O o il Ritorno del Mostro. Ed è il primo in cui c'è il tema di I mostri siamo noi, sta uh -huh. in penultima fila. Il... Questo presumo. Sta siamo al centro, eccolo lì. Uh -huh. Sì. Il ritorno faccio? del mostro è bellino perché c'è un il ah. tema di i mostri so, siamo noi chi sono i veri mostri, solo perché tu sei brutto non vuol dire che sì. tu sei un mostro. Quasi perfetto o discreto? No, discreto. no, discreto, discreto sì. non è quasi perfetto, però c è, è, c è importante. C'è qualcosa, qualcosa di top gamma qua o mi sa che... perché sennò ci, ci facciamo gli ultimi saluti, gli ultimi abbracci. E vi lascio. Sì. Abbiamo, abbiamo finito i top tier, mi sì, sa. Sì, sì, mi sa che i top tier ho qualcosa di disgustoso. <ride> non c'è nemmeno, siamo tutti sulla Oddio, c'è Feste di Sangue, che non è bellissimo, però non è... No, non è da buttare sotto. Questo, Giorno Maledetto, che è anche nella, nella canzone di Landog dei Verbasco, <ride> a me non dispiace. Giorno Maledetto è bellino, però non sopra il discreto, dai. Non sopra dai. il discreto, non, non lo ricordo così bene. E poi c'è Riflessi mm. di Morte che è un sequel di... di Attraverso lo Specchio in un certo senso. Però sarei sì, preso. ma molto inferiore. Sì, sì, molto discreto, inferiore. Ma... Io lo rivenderei. Addirittura? Io forse sì, mancava il fattore nostalgia, ma mi fido. Mi ma forse fido. perché qualsiasi storia tu la metti a paragone con, eh, con Attraverso lo Specchio sfigura? attraverso lo Specchio è bella forte. Bene. Questa è la nostra bene, tier list dei primi 100. Eh, yeah! Io direi che non, non so, ci sono i secondi 100, i terzi 100 per altre live, però se questa abbiamo fatto fatica, io andrei subito a quella dalla meteora in poi. Oppure, <ride> oppure faccio io un lavoro di fino prima e vi metto, non lo so, già una top. Vi metto... Poi facciamo una maratona ah, di, si di, si di 8 ore. Si può fare. E No, no, li leggiamo proprio anche direttamente in diretta. <ride> Le leggiamo in diretta sopra così. Sì, sì. Maratona me. di un mese. <ride> esatto. Allora, no, se volete, vi faccio io una classifica su quelli che sono chiaramente quelli più conosciuti da mater Morbi top 10 di Land Dog. E facciamo una top 10, la famosa top 10. Quanti numeri devi aver letto per fare una top 10? Ok. <ride> facciamo un ride. Facciamo un ride ovviamente. No, C'è già Stellison. C'è già in live. Dai, facciamo un ride alla nostra collega. Va ti, bene. Ti, ti, ti scrivo il link. Sì, grazie così. Te lo scrivo in chat. O scrivi anche solo in chat il, chat il nome via. io mi, mi limito ad aggiungere ride aspetta ma facciamo una Dario Moccia che ha 8000 No, ma, ma lei ce ne 4 almeno abbiamo un po' di gente sì, esatto <ride> Dario Moccia è come versare un bicchiere d'acqua nell'oceano te l'ho scritto in chat thank you ok copio e incollo no dai ce la posso fare ci chiedono anche di Enanne quanti, quanti... ma è live o l'hai detto così a memoria dove è sta. Jenan è la ragazza che dicevo prima che gioca che ha giocato Elden Ring, adesso l'ha finito. Ah, pensavo fosse un numero di Dylan Dog, scusatemi. No, 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 no è live. <ride> Ma stasera io farei già Stellison più che altro perché uh, ho ho già sequestrato Umberto Finora, almeno gli faccio il favore <ride> di fare il raid. Allora, raid. Se magari scrive anche la mia tastiera. Bene. Ride. Grazie per aver scritto. Allora facciamo just. Più che altro perché già non la conosco, quindi è, è un'occasione per conoscersi. Justellison. Eh, underscore. Eh, però non legge Dylan Dog Fabio. Vabbè, oh, ok. ma Marancon Berti. <ride> Vabbè, neanche un bel. Io sì, lo leggo, me le uomini nuovi li le leggo <ride> perché te li mandano? No, non li compro, in realtà. Dopo che te l'hanno mandato, te li mandano e li compri? Sì, sì mi mandano quello per il BDF Good night, good night. salutate il raidino. Good night. good night, soprattutto se va perché se no, good night. hanno riscattato la Batman voice. Già prima non l'ho fatta, quindi. Santa scena. Aveva ragione Luca, me la sono dimenticata Sembrava sì, un po' brutto. E beh, ma è quella la Batman Box ah, Eh, l'ho detto. <ride>